nella chiave di una riflessione su quello che ci lascia Berlinguer nel suo pensiero, nella sua azione politica, due cose inscindibili. A me, diciamo, fa particolarmente piacere confrontarmi con Gianni, che, se mi permetti, forse uno degli ultimi dirigenti intellettuali della leva del PC. Io lo dico in termini positivi, questo, in termini positivi la definizione, il fatto che tu sia uno degli ultimi, forse no, è un segnale di una difficoltà anche la sinistra di produzione di classe dirigente di una certa levatura. E ti sollecito, insomma, su questi temi, in particolare rispetto a una riflessione su democrazia ed Europa, che erano temi cardine nel pensiero e nell'azione di Berlinguer, da un lato con l'azione legata poi all'etichetta di eurocomunismo, quindi di una proiezione europea e di un'intesa europea delle forze che si richiamavano però alla tradizione di un comunismo che si confrontava con la democrazia, anzi, come disse lui, democrazia come valore universale. E quindi su questo io credo sia anche un po' inevitabile, non solo rispetto alle condizioni attuali dell'Europa in cui ci troviamo, e non soltanto per le difficoltà, per la tragedia che è iniziata da qualche mese, ma in generale per una, come dire, una debolezza forse della costruzione dell'Europa in termini democratici, e anche rispetto a una riflessione sulla democrazia che forse anche a sinistra negli ultimi anni come dire, non ha seguito nel modo più ampio gli stimoli che venivano dal pensiero di Berlinguer, un pensiero di Berlinguer che, se è meglio di me, era incardinato in una riflessione del comunismo italiano che concepiva la democrazia come democrazia progressiva, mentre invece forse negli ultimi anni ci si è un po' adagiati su una rappresentazione della democrazia che sostanzialmente si limita a essere concepita come democrazia formale, democrazia liberale democratica, insomma, senza però aggredire la profondità della riflessione sulla democrazia invece in divenire, che deve attraversare le vite delle persone, i luoghi di lavoro, insomma, diciamo, in generale per dirla in estrema sintesi, forse abbiamo assistito, rispetto anche al periodo in cui Berlinguer si confrontava con questi argomenti, a una involuzione, ecco, della riflessione rispetto a queste tematiche, e quindi ti volevo stimolare su questo e sentire tu cosa ne pensi. Allora, intanto grazie Lorenzo, grazie a Infiniti Mondi, Gianfranco, per queste belle giornate. Effettivamente fa un po' caldo, ecco, confesso anch'io, ma sono venuto con piacere, è stata una fuga da una campagna elettorale non particolarmente brillante. Poi rientro a Roma nel pomeriggio, domani a Palermo, domenica a Bari, ma insomma poi mi fa piacere, vedo qui Vincenzo, Fulvia Bandoli, maestro Roberto Esposito, che saluto e ringrazio per le tante cose preziose che ci insegna, e grazie anche delle belle parole che hai speso nei miei confronti. Naturalmente devi sempre tener conto dell'effetto psicologico, cioè se tu introduci uno dicendo questo è uno degli ultimi intellettuali rimasti, adesso io scruterò il loro sguardo e capirò precisamente l'istante in cui, silenziosamente, perché sono tutte persone educate, il loro pensiero sarà: beh, se questo è uno degli ultimi intellettuali, figuriamoci gli altri. Quindi bisogna sempre partire bassi, no? come al liceo, quando ti chiamava l'interrogazione, diceva Cooper, oggi vieni tu, mi aspetto moltissimo da te, era finita, era chiaro che la premessa comprometteva qualunque. Ma io penso che uno degli errori che a volte si sono compiuti è stato quello di astrarre Enrico Berlinguer, la sua parabola politica, umana, dalla scena, dal contesto in cui quella parabola si è formata e si è forgiata. Una delle frasi meno accettabili, secondo me, in questo anniversario rotondo, 100 anni dalla nascita di Berlinguer, sono anche 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, la differenza è di un paio di mesi tra l'uno e l'altro, una delle frasi, secondo me, meno comprensibili e meno ragionevoli è: di fronte ai problemi dell'oggi, che si tratti della crisi in Ucraina, della guerra in Ucraina, che si tratti della pandemia o di qualunque altro tema, che cosa avrebbe detto Pasolini, che cosa avrebbe detto Berlinguer? Sono interrogativi abbastanza sterili e retorici, perché penso che ci sia una forma di rispetto che è dovuta nei confronti di figure così significative nella storia del paese, una forma di rispetto, quella di restituirli interamente al loro tempo storico.
Il tempo storico di Enrico Berlinguer largamente coincide con la sua segreteria. Lui diventa vice segretario del Partito Comunista nel 1969, viene eletto segretario nel 1972 e la sua parabola si conclude il 7 giugno del 1984 su quel palco di Padova che vedemmo all'epoca e non so voi, io non sono mai più riuscito a riguardare. Sono 12 anni molto intensi nella storia d'Italia, nella storia d'Europa, e sono 12 anni che hanno inciso profondamente sulla vicenda e anche l'esito del comunismo italiano, del Partito Comunista Italiano. Con una premessa che forse va fatta, lo faccio io che sono tuttora un esponente di un partito che ha scelto nel corso degli anni di selezionare la sua classe dirigente, di eleggere i suoi segretari con un curioso sistema che prevede delle primarie aperte dove chiunque passi davanti ad un gazebo, a una sezione, un circolo e verso un obolo di 2 euro contribuisce alla elezione del leader di quel partito, magari il partito che non vota neppure alle elezioni. C'è qualcosa di paradossale in questo? Sì, certo che c'è. Io mi avventurai, avevo circa questa età, togliete sto video perché è una persecuzione per poveretti, però circa quell'età mi intrattenni a margine del 18° congresso del PC in una oziosa e pericolosissima discussione con Giancarlo Pajetta nel retropalco della presidenza, perché sostenevo con Pajetta che tutto sommato i socialisti non avevano tutti i torti ad eleggere il segretario direttamente nel congresso, cioè la platea dei delegati del congresso nazionale, un migliaio in tutto, eleggevano il segretario del partito. Credo che l'ultimo congresso elessero Craxi addirittura per acclamazione, quindi senza neanche il voto segreto. E Pajetta mi spiegò con bonario tono paternalistico che sbagliavo, perché un segretario eletto direttamente dal congresso avrebbe avuto troppo potere, e aggiunse: metti che impazzisce, che si fa? Bisogna riconvocare un altro congresso. Ora, Pajetta non ha avuto la sventura di assistere ad una trasformazione del principale partito del campo, del centro-sinistra, che appunto fa eleggere il suo segretario non da 1000 delegati al congresso nazionale, ma da 2, 3, 4 milioni di persone che passano in quel momento e sono disponibili a fare quell'operazione. Ma perché la parentesi su Pajetta e l'elezione del segretario? Per una ragione che secondo me è uno degli elementi che distingue quella stagione, poi ce ne sono tanti altri, forse qualcuno lo accenneremo, dalla stagione che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Perché, lo dico sulla base di testimonianze dirette naturalmente, io ero piccolino, ma insomma ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere, parlare, ascoltare dirigenti importanti di quel partito negli anni successivi, nei decenni successivi, perché se paradossalmente nel 1972 il Partito Comunista Italiano, lasciate stare che è davvero un paradosso conoscendo la storia di quel partito, ma facciamolo questo paradosso, se nel 1972 il Partito Comunista Italiano avesse dovuto scegliere il suo segretario con le primarie, aperte o chiuse che fossero, quel segretario non sarebbe stato Enrico Berlinguer, nel senso che c'erano alcune altre personalità molto affermate, molto radicate nella storia di quel movimento politico, che si erano contrapposte anche in modo inedito per l'epoca all'undicesimo congresso, con delle linee, delle impostazioni diverse, e Berlinguer in quel momento rappresentava in qualche modo una soluzione che alcuni concepivano persino come una soluzione transitoria verso poi una prospettiva diversa, ma come accade la politica riserva di scarti, di sorprese, che fecero invece sì che con l'elezione di Berlinguer la leadership, allora il termine era diverso, diciamo, la segreteria generale del partito acquisisse una personalità che ha dimostrato nel corso degli anni, dei 12 anni della sua segreteria, un profilo, un carattere, un tratto umano, culturale, linguistico, è una personalità
tale da consentire a quel partito, da contribuire in modo fondamentale a far sì che quel partito compisse un tracciato, un tragitto di evoluzione e anche trasformazione della sua cultura politica e anche di acquisizione di un consenso che non aveva mai raggiunto le soglie che poi, non soltanto nell'84, effetto emotivo, ma già a metà degli anni 70 quel partito aveva conseguito. Perché fu possibile questo? Io credo che contribuirono per un verso quello che ho accennato solamente come un titolo, la forte personalità e il grande coraggio politico che ebbe la segreteria di Berlinguer. Tu hai citato il riferimento alla democrazia come valore universale, che oggi sembra ed è probabilmente un'ovvietà, anche se non lo è affatto, se alziamo lo sguardo sull'Europa oltre che sul mondo, ma contò moltissimo il contesto in cui lui pronunciò quelle parole, la tribuna dalla quale lui pronunciò quella frase, perché aveva un tratto quasi di eresia rispetto al clima e alle relazioni che segnavano in quella stagione storiche i rapporti tra l'Unione Sovietica e i partiti comunisti dell'Occidente, ma anche nella sua assoluta originalità il Partito Comunista Italiano. L'intervista a Pansa, che è stata più volte citata in queste settimane, e numerosi altri passaggi che possono essere riferiti anche alla reazione che Berlinguer ebbe all'indomani dell'11 settembre del 73, dei fatti del Cile, i tre lunghi articoli che scrisse in tre successive settimane sul settimanale teorico del partito Rinascite, che diedero il là alla strategia del compromesso storico. Allora, poi arriviamo all'Europa, ma vediamo un aspetto specifico di quella segreteria. Io penso che abbia ragione chi sostiene che i grandi leader politici non hanno nel corso della loro vita una o più strategie, ne hanno una, essenzialmente una. E Berlinguer, credo, abbia ragione chi lo sostiene, ebbe una unica e fondamentale strategia nel corso della sua segreteria, che declinò in modo diverso nella prima e nella seconda metà del decennio che lo vide protagonista, e poi diversamente dopo il 1980 e la seconda svolta di Salerno, che voi ricorderete molto più puntualmente di me. Questa strategia berlingueriana, se dovessi riassumerla in una formula, direi che si concretizzava nella volontà di approssimare il più possibile i comunisti italiani all'esercizio di una responsabilità nel governo nazionale del paese. E credo che non ci sia dubbio che dopo la rottura del 1947 Berlinguer è stato il leader comunista, il capo comunista che più ha perseguito e più si è avvicinato a quel traguardo, in particolare con il voto che fa entrare il PC nella maggioranza del governo Andreotti in quella giornata drammatica della storia repubblicana che fu il 16 marzo del 1978. Berlinguer si avvicina, si approssima più di chiunque altro a quel traguardo, ma non lo valicò, non lo superò mai. E non lo superò mai per diverse ragioni, che in parte però significativa fondano ancora una volta nei rapporti di potere, nel contesto, oggi diremmo geopolitico, comunque strategico, che regolava la dinamica dei rapporti politici di governo nel cuore dell'Occidente, in un paese importante come il nostro. Non fu solamente il contesto che impedì a Berlinguer di compiere fino in fondo il tragitto che lui pensava dovesse coincidere con l'approdo ad una democrazia compiuta e matura anche nel nostro paese. Contribuì moltissimo la fine della stagione che aveva caratterizzato quell'impostazione. Io credo che Berlinguer ebbe un'unica strategia, declinata in modo diverso, come dicevo, nelle due fasi della sua segreteria, e penso che ebbe un unico vero interlocutore politico nella persona del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. E quindi quando il 16 marzo del 78 a Via Fani il presidente della DC viene rapito da un comando brigatista e quando il 9 maggio, 55 giorni più tardi, il suo corpo viene rinvenuto nel bagagliaio della Renault Rossa in Via Caetani, ecco, in quell'arco di tempo la strategia sulla quale il Partito Comunista di Berlinguer aveva investito e costruito la sua politica
Beh, in quel preciso passaggio, fatemi salutare il segretario della mia FIGC, Marco Fumagalli, che vedo sul fondo della sala. Poi si fa la segreteria, quindi dopo alla fine di questa discussione, capito? È in quel momento che la strategia berlingueriana subisce un colpo praticamente definitivo. L'ADC sceglie la strada del preambolo e quindi la chiusura nei confronti dell'apertura che si era prodotta in passato. E Bettino Craxi, dopo un vertice tra la delegazione comunista e socialista che si tiene a Frattocchie, compie la sua scelta di campo, a sua volta strategica, che aprirà le porte al decennio successivo, agli anni Ottanta, la stagione del pentapartito e il rapporto organico tra il PSI di Craxi e la Democrazia Cristiana di Andreotti e Forlani. Nascono i governi del CAF e la stagione successiva è quella che dilata il debito pubblico e ci porta ai problemi che ancora oggi ereditiamo. Che cosa succede a quel punto? Dopo il 1980 e il terremoto in Irpinia, accade che Berlinguer prende atto, con la consapevolezza propria di un leader politico che vede la realtà per come gli si presenta nella sua criticità, nella sua durezza, Berlinguer prende atto che la strategia perseguita sino a quel punto, cioè l'approdo dei comunisti ad una responsabilità nel governo nazionale, quella strada è sostanzialmente preclusa e non ci sono più le condizioni, perché non ci sono più neppure gli interlocutori disponibili ad accompagnare quel genere di operazione. E però questo è il passaggio in cui, con Marco ne abbiamo discusso in un'altra occasione qualche anno fa, quello è un passaggio in cui il segretario del PC si trova di fronte, a mio modestissimo parere, ad una condizione anche emotivamente difficile e complessa. Perché? Perché insomma può capitare che tu sia a capo di una strategia, che tu abbia in mente un progetto politico per il tuo paese, ma ti senti orfano di un popolo alle tue spalle che crede in quella prospettiva, in quella strategia ed è disposto a seguirti. Questo può capitare. È molto più raro, ma può capitare, che tu ti ritrovi alla guida di un popolo che ancora ha una sua consistenza fortissima. Un italiano su tre votava comunista, ma ti ritrovi orfano della strategia sulla quale avevi puntato per raggiungere quel traguardo, oltrepassare quel traguardo, l'esercizio di una responsabilità di governo nazionale che di colpo ti è sostanzialmente preclusa. E siamo al 1980, siamo al passaggio che ricordavo, c'è il terremoto in Irpinia, gli scandali che conoscete molto meglio di me sul ritardo degli interventi, dei soccorsi, le parole del presidente Pertini, la conferenza stampa a Salerno e la scelta di abbandonare, di chiudere la stagione della solidarietà nazionale e aprire una stagione diversa che passerà con il titolo di Alternativa Democratica. Quella è esattamente la stagione nella quale una parte della nostra generazione, insomma, quella più giovane, scopre Berlinguer e si innamora di Berlinguer. Ma perché accade? Per il tratto dell'uomo, lo stile, il carattere, la sobrietà, l'autorevolezza, tutte queste cose sì, certamente sono vere, ma accade perché in quel preciso passaggio, consapevole che la strada del governo a quel punto è sostanzialmente impedita, perlomeno per una fase, per una stagione, la scelta che compie il capo dei comunisti italiani è quella di ricollocare quell'enorme patrimonio di consenso che ancora accompagna il PC, ricollocare quel patrimonio in un nuovo tempo storico, in una nuova stagione storica. E per fare questo, so che stamane avete avuto in collegamento Aldo Tortorella, forse alcuni accenni a questo tema l'ha fatto perché di recente ne ho discusso con lui in una lunga conversazione intervista e me lo ha ricordato lui stesso, ed è in quel preciso momento che il segretario del PC comprende la necessità e la fa propria di una modifica, di un'apertura a nuove categorie del pensiero politico
e ad una nuova interlocuzione con parti, pezzi della società che si stavano organizzando anche in modo embrionale e nei quali lui scorge e vede il potenziale di quella ricollocazione del patrimonio del PC nella storia del paese, nella storia degli anni successivi del paese. È la stagione del movimento pacifista, dell'opposizione ai missili a Comiso, del disarmo anche con gli SS-20 sovietici. Oggi, il 30 aprile di quest'anno ricorreva un anniversario altrettanto rotondo e tragico, l'omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo a Palermo. Pio La Torre pagò con la vita l'impegno in quella battaglia. E il Partito Comunista, che nonostante i ritardi che aveva accumulato in precedenza su quella frontiera, interloquisce in maniera più aperta con i germi, e non erano soltanto germi iniziali, insomma, di una nuova sensibilità sul fronte ambientale e dell'ecologia. Chernobyl è peraltro Ucraina, Chernobyl è di là da venire, sarà nell'86, Berlinguer non lo vedrà, però è un seme anche quello che viene gettato, è il dialogo con il pensiero femminista, con il pensiero delle donne, è un'apertura maggiore, comunque una sensibilità diversa nei confronti delle battaglie per i diritti civili e della libertà della persona. Al congresso, no Marco, era il congresso di Milano dell'83, credo, della FIGC, quando lui avanza la proposta di un appuntamento sul futuro, insomma, sulla futurologia, su come immaginare il mondo negli anni che stavano di là da venire, chiedendo di convocare in quell'appuntamento saperi e scienze e competenze diverse, storici, filosofi, esperti del diritto, ma scienziati, storici delle religioni. È il Berlinguer che in modo molto molto laico per quel partito si interroga esattamente non tanto sulle cause e le ragioni di un declino sul piano elettorale che andava maturando dalle politiche del 79 e ancora nell'83, ma è il Berlinguer che racconta o comunque consente ad una generazione di persone più giovani di introdurre in quella cultura politica degli elementi di profonda innovazione rispetto all'approccio che aveva caratterizzato quella forza negli anni e nei decenni precedenti. Ed è questo l'elemento che emoziona, no? Che coinvolge e che ci porta anche a vivere la sua agonia, la morte, il momento dell'abbraccio del suo popolo come un passaggio di maturazione anche della nostra generazione, perché in qualche modo, lo ha detto e lo ha scritto Pietro Folena in un librino di qualche anno fa, qualcuno tra noi aveva scelto di iscriversi al PC non quando c'era Berlinguer, ma perché c'era Berlinguer, ed era questo sentimento che ci accompagnava nel saluto al nostro segretario in quella piazza San Giovanni che io non ho mai più nella mia vita, ormai piuttosto lunga, rivisto gremita come in quel pomeriggio, con le consolari di accesso interamente intasate, a nord vicino alla Basilica verso Via Tasso e a sud verso l'Appia, un mare di folla, un popolo che rendeva un tributo al segretario del PC certamente, ma per quanto riguardava la nostra generazione, a chi ci aveva guidato e formato in qualche modo nella consapevolezza di che cosa la politica poteva esprimere e rappresentare. E allora da questo punto di vista, scusami l'ho fatta lunghissima, ma il rapporto con l'Europa era parte di questo approccio, no? Di questo impianto. Ci sono giudizi molto severi sull'esperienza dell'eurocomunismo, inteso come un tentativo largamente fallito e destinato inevitabilmente a fallire anche per la mancanza di interlocutori disponibili a fare sì che quell'operazione portasse e conducesse ad un'effettiva autonomia sul terreno delle culture politiche di quelle forze. E non c'è dubbio che, insomma, con tutto il rispetto, Marché non era Berlinguer, non aveva la biografia di Berlinguer, non aveva la cultura di Berlinguer, e questo ha contribuito anche in modo significativo a impedire che quel processo si sviluppasse. Il rapporto con l'Europa dei comunisti italiani era stato, col processo di integrazione politica dell'Europa, era stato un rapporto abbastanza complicato e conflittuale. Ho riletto
letto in questi giorni, ho chiamato il mio amico Ugo Sposetti, mi sono fatto mandare il testo della relazione che Giorgio Amendola tiene al Comitato Centrale del PC il 4-5-6 dicembre 1978. Il tema del Comitato Centrale era la prospettiva delle prime elezioni europee dirette che si sarebbero tenute nel 1979, ed è una relazione datata nel suo, che va collocata anch'essa nel contesto di quel momento, ma sono 38 cartelle scritte a macchina con le correzioni a penna, quindi un documento anche storicamente incredibile. Ma è pazzesca l'apertura della relazione di Amendola, che parte da una definizione, un'intera cartella è dedicata, ed è proprio l'inizio della relazione, a descrivere il perimetro dell'Europa geografica, dell'Europa culturale e dell'Europa politica, introducendo una riflessione di incredibile attualità rispetto a come l'Europa politica non è sempre coincisa, anzi quasi mai, con l'Europa culturale e tantomeno con la dimensione dell'Europa geografica. E poi da lì una serie di riflessioni che in parte sono anche, ripeto, molto da collocare nella cornice storica di quel periodo. Però quello che voglio dire è che anche il rapporto con l'integrazione politica europea è stato per il PC e poi per le forze che sono succedute a quell'esperienza un processo, diciamo, in fieri, un'evoluzione in corso d'opera, che però poteva contare su quelle radici, quella matrice, quell'intuizione che in Berlinguer, nella sua segreteria, aveva fortemente agganciato quel partito alla tradizione di un europeismo che in origine non era appartenuto a quella nostra cultura politica. Tanto che 2 anni dopo la morte di Berlinguer, al congresso di Firenze, credo fosse il 17° congresso del PC, l'unico guidato da Alessandro Natta, il documento del congresso sanciva l'identità del Partito Comunista Italiano come parte integrante della sinistra europea. Che cosa è cambiato nel corso del tempo e della storia a proposito del legame tra Europa e democrazia? Sono cambiate moltissime cose, ma se dovessi riassumerle, perché ho già parlato troppo tempo, se dovessi riassumerle in una sintesi, direi così, e permettetemi soltanto questo banalissimo accenno biografico. Io sono nato nell'anno in cui il muro più celebre della seconda metà del Novecento europeo è stato costruito a Berlino. E per gli accidenti della vita sono diventato genitore più o meno a ridosso dell'anno in cui quel muro è crollato. Ma è diverso se ti è dato da vivere un tempo storico nell'arco del quale, mentre ti formi, cresci, studi, maturi, attorno a te vedi progressivamente e tendenzialmente i muri cadere, i fili spinati riavvolgersi, le torrette militari sui confini abbattersi, oppure se, come capita ai nostri figli e nipoti, ti capita di vivere un tempo storico dove qualcuno avrebbe l'ambizione e anche il progetto quei muri di rialzarli, ricostruirli, quei fili spinati di ristenderli e quelle torrette militari di riedificarle e rimetterle in servizio. Perché è diversa la percezione che hai dell'Europa, intesa come una identità complessa, figlia anche di tragedie che hanno segnato e sconvolto la storia del Novecento. Il Novecento europeo è un secolo grandioso e tragico, forse solo perché nella prima metà di quel secolo, dal 28 giugno, più o meno, anzi non più o meno, dal 28 giugno del 1914, Sarajevo, alla metà del 45, in questo continente sono morte decine di milioni di persone, c'è chi dice 80 milioni, chi dice 100 milioni, 2 guerre mondiali, carestie, epidemie, odi tra le nazioni e popoli, odi che avevano radici plurisecolari alle spalle. Poi c'è la seconda metà del secolo, del Novecento, che al netto della pagina nera, della macchia nera dei Balcani, ha visto quel numero incredibile di vittime non assottigliarsi, ridursi, ma azzerarsi. Ma quello è stato il miracolo laico della politica europea, che ha capito che dopo il 1945 non c'erano più le condizioni storiche
dell'Europa leone affamato, no? La formula credo sia di Hegel, che andava alla conquista del mondo. L'integrazione politica dell'Europa, quella che noi abbiamo conosciuto, di cui siamo in qualche modo eredi, testimoni ed eredi, è l'integrazione politica dell'Europa non nasce sull'onda di un arco di trionfo, ma si sviluppa sull'onda della peggiore carneficina della nostra storia recente. E quando a metà degli anni 50 Jean Monnet, padre, uno dei padri storici dell'unità europea, dice l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi, lui certo che ha alle spalle la tragedia della guerra, delle due guerre, ma ha di fronte a sé anche la profezia di quello che sarebbe avvenuto dopo, ed è così. L'integrazione politica dell'Europa ha conosciuto gli scarti, gli sviluppi più significativi quando si è trovata sotto l'urgenza e la pressione di eventi della storia che hanno imposto all'Europa uno scarto delle sue politiche. È avvenuto così sull'allargamento ad est dopo il 91, è accaduto così dopo la pandemia, nei mesi in cui l'Europa ha cambiato le politiche economiche e sociali, sospendendo in un baleno il patto di stabilità interna o le norme sugli aiuti di Stato. L'interrogativo è se questa Europa di adesso, dove ahimè non pare che siano disponibili profili di Schumann, Adenauer, De Gasperi, caratteristiche di questi tre signori è che erano tutti e tre democristiani e potevano tranquillamente discorrere in lingua tedesca tra di loro, e anche questo non era propriamente un dettaglio. Ma la domanda è se oggi questa Europa è in grado di esprimere delle élite politiche che siano all'altezza della prova che abbiamo di fronte. Perché quel riferimento biografico al 1961, al 1989, ha a che vedere col fatto che mentre noi, parlo della generazione a cui appartengo, siamo cresciuti davvero in una stagione lunga nella quale i principi fondamentali dell'Europa politica, almeno per come li abbiamo concepiti noi, l'eredità dell'illuminismo, il tema della libertà, della giustizia sociale, dell'uguaglianza, della democrazia, eravamo consapevoli che quei valori, quei principi erano interamente protetti dentro il perimetro dell'Europa politica, quella 15 e poi cresciuta nel corso del tempo, e potevano persino avere una capacità espansiva quei valori oltre i confini dell'Europa politica. Ecco, la differenza con la generazione di adesso è che vive un tempo, una stagione della storia nella quale quei principi non sono più fragili, più deboli, sono gli stessi principi di prima, ma si sono ristretti nella loro capacità egemonica, espansiva ed egemonica. Non soltanto faticano terribilmente ad affermarsi al di là dei confini dell'Europa politica, ma non vengono rispettati neppure entro il perimetro attuale dell'Europa politica a 27. Viktor Orban, che è riuscito a strappare un risultato assai significativo dal suo punto di vista sul sesto pacchetto di sanzioni, escludendo l'oleodotto da cui si approvvigiona e togliendo anche il patriarca Kirill dalla lista degli sgraditi, il premier ungherese Viktor Orban ha vinto le elezioni nel suo paese per 4 volte di seguito. Lui teorizza da sempre, insomma, da quando ha preso il potere in quel paese, che i valori, i principi della civiltà occidentale, dell'Occidente, sono oggi aggrediti da, aperte virgolette, sesso, violenza e corruzione, chiuse le virgolette. E in ragione di questa aggressione, di questa lesione ai principi della civiltà europea, il primo ministro dell'Ungheria non è che teorizza, ma pratica sistematicamente, da quando è al governo, una limitazione della libertà di stampa, dell'autonomia della ricerca e dell'indipendenza della magistratura. Cioè, tecnicamente oggi l'Ungheria, che è un paese membro effettivo dell'Unione Europea, Fidesz, il partito di Orban, è parte del PPE, del Partito Popolare Europeo, tecnicamente oggi l'Ungheria non è già più una democrazia, non lo è. E tutto sommato è lo stesso primo ministro di quel paese che rivendica questa stortura, anomalia dal nostro punto di vista o obiettivo dal suo punto di vista, quando battezza per il suo regime, il suo modello politico e di governo, un ossimoro micidiale, no, per la cultura non solo della sinistra, la cultura liberale. Orban parla dell'Ungheria come del modello sperimentale di una democrazia illiberale. E questa cosa avviene nel cuore del continente europeo, dell'Europa politica. E questa è la contraddizione, io credo, più
evidente che oggi noi dobbiamo affrontare, e dobbiamo affrontarla con l'eredità di una stagione, quella di Berlinguer, che probabilmente per mille motivi non è più spendibile nei termini delle soluzioni indicate all'epoca per i problemi che all'epoca aveva di fronte, anche se sul capitolo disarmo probabilmente si potrebbe riflettere molto attentamente alla luce di quello che sta accadendo nel cuore del continente in questo momento e della soluzione da dare alla crisi della guerra in Ucraina. Bellissimo discorso di Mattarella al Consiglio d'Europa di Strasburgo, quando ha citato Schuman e gli sforzi creativi che la difesa della pace richiede, quanto più sono pericolosi gli attacchi alla pace che vengono rivolti dall'esterno. E Mattarella chiudeva quel discorso con l'appello ad una nuova Helsinki, non una nuova cortina di ferro, che significa anche porsi il tema del disarmo dentro il continente europeo. Abbiamo fatto dei passi avanti importanti negli anni passati, sino a quando Trump non ha denunciato il trattato sui missili nucleari in media gittata, dopo che Putin l'aveva violato in modo abbastanza marcato negli anni precedenti. Ma oggi io penso che sarebbe compito della sinistra italiana ed europea porre il tema nel dopoguerra di un nuovo trattato sulle testate nucleari tattiche, perché è impensabile che dopo aver ereditato un continente pacificato nella seconda metà del Novecento, noi lasciamo in eredità a chi verrà dopo un continente nuovamente lacerato da una nuova guerra fredda, con il rischio di un'escalation di tipo nucleare del conflitto. Ecco, io Gianni, tutto quindi... questo, sì, non battuta, tutto questo per dire che di Berlinguer dobbiamo portarci appresso proprio questa eredità, che era un'eredità in parte di coraggio politico, di ambizione nel coraggio politico. Lui dice delle cose in momenti difficili, e le dice con la capacità di portare appresso a sé il popolo che in quel momento lui sente di rappresentare, ma in parte di quell'eredità dobbiamo rivendicare anche il metodo. E quando dico il metodo, penso che fondamentalmente questo si concretizza nel legame stretto e inscindibile tra il pensiero e l'azione. Io sento una carenza, un limite fondamentale in questi ultimi 25-30 anni su questo fronte. E lo sento nel mio partito, lo sento nella sinistra in generale, perché il pensiero depurato da una ricaduta nell'agire politico rischia di ridursi alla testimonianza, ma anche la cultura dell'azione fine a se stessa, in un presentismo che ti sottrae qualunque possibilità di donare respiro e pensiero alla tua visione della realtà, rischia di essere un concretismo privo di idealità. Ecco, noi siamo stati a lungo comunisti italiani, giovani comunisti italiani, anche perché abbiamo avuto come interlocutore, come riferimento, una classe dirigente, non solo Enrico Berlinguer, una classe dirigente che non ha mai smesso di ammonirci sulla necessità di combinare sempre queste due dimensioni, il pensiero e l'azione. Se la domanda che mi faccio io, mi fate voi, mi fai tu è: ma quelli venuti dopo, cioè voi, siete stati all'altezza di quell'insegnamento? La mia risposta sarà molto semplice e molto secca, e la risposta è no. Grazie Gianni. Rivendico l'aver tenuto alte le aspettative per questo tuo intervento. È stato un buono stimolo. Grazie, e andiamo avanti con i lavori. Va benissimo. Grazie mille a Gianfranco, grazie mille a tutti quanti voi, grazie mille a Vita ed Esposito ovviamente per aver accettato l'invito di Infiniti Mondi. Un grazie di cuore tra l'altro a Infiniti Mondi e a Gianfranco, non retorico e non scontato, glielo faccio anche se Gianfranco è uscito, rieccolo, perché io penso che la sua esperienza, quello che quotidianamente mette in campo da un punto di vista della ricerca e del confronto, siano un esempio preziosissimo per la mia generazione, per le generazioni successive, di quello che dovrebbe essere la politica e di quello che dovrebbe essere la costruzione di movimento e di pensiero. Gli appuntamenti, i dibattiti, gli sforzi di riflessione e di ricerca che Infiniti Mondi e Gianfranco mettono in campo, purtroppo oggi non esistono in quelli che vengono definiti partiti tradizionali, e molte delle cose che diceva anche prima di me, meglio di me, Cuperlo, rispetto al declino della funzione democratica dei partiti tradizionali, magari provengono proprio dall'assenza di questi sforzi di riflessione e di confronto.
Oggi dividiamo questa sessione in due argomenti, uno dedicato, il primo dei quali dedicato appunto, Gianfranco diceva, al tema dell'algoritmo. Provo a introdurre Vita in maniera estremamente breve dando qualche spunto di riflessione. Io appartengo a quella generazione un po' di mezzo, quella generazione che ha iniziato a fare politica, per farvi un esempio molto stupido, mandando i comunicati via fax ed oggi sostanzialmente inviando ai giornali i link dei propri post Facebook. Nel mezzo è cambiato il mondo, è cambiata l'organizzazione della comunicazione, è cambiata l'organizzazione delle forze politiche. E io sono tra quelli, come altri della mia generazione, che ha vissuto questa transizione in modo anche tutto sommato inconsapevole. All'inizio la rete ci era apparsa come un immenso strumento di novità e di libertà. La rete era probabilmente il simbolo principale, il simbolo migliore di quella globalizzazione liscia che tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 ha caratterizzato l'evolversi del mondo globale. E la rete lo si trova in tante canzoni, in molta cinematografia, in molti libri. Era un po' questo esempio di libertà, questo esempio di possibilità di scambiare velocemente informazioni, di accedere in maniera orizzontale al paese, al sapere. Era uno strumento democratico di accesso al sapere, all'informazione. E in qualche modo era anche uno strumento di lotta, di conflitto. Pensate alla primavera araba, pensate alle piazze che si convocavano su Twitter, pensate al fenomeno degli indignados in Spagna. Grandi mobilitazioni popolari, in qualche modo, spesso e volentieri, soprattutto generazionali, che trovavano sia la propria ragione, sia il proprio strumento organizzativo, grazie alla rete, grazie ad internet, grazie ai social network, grazie ai nuovi mezzi di comunicazione. Ad un certo punto però questo meccanismo si inceppa, si interrompe. Nella lezione di Karl Marx anche gli strumenti di lotta al capitale vengono trasformati dallo stesso in maniera volontaria e involontaria in strumenti sia di controllo che di costruzione del plusvalore. E negli anni la rete, da questo immane strumento di libertà, di accesso orizzontale ai saperi, di possibilità di conoscere e di organizzare ragioni del conflitto, strumenti del conflitto, diventa sostanzialmente un'altra cosa. Il sapere diventa non più simbolo e strumento di accesso, ma diventa in qualche modo informazione parcellizzata. C'è il tema della costruzione delle fake news, ma c'è di più e ci sono tre temi sui quali io vorrei interrogare Vita. La prima, la rete nasce come solo uno strumento, ma un simbolo di libertà. Oggi le principali piattaforme attraverso le quali il lavoro e l'esistenza della rete stessa si svolgono sono di proprietà privata. Oggi il proprietario di Facebook, anziché il proprietario di Twitter, può decidere cosa può essere trasmesso, cosa può essere veicolato e cosa no. Se in Cina provate a parlare delle minoranze musulmane, Instagram vi blocca. Se in Europa provate a parlare della situazione della minoranza curda al confine con la Turchia, Instagram vi manda in shutdown e vi blocca. È possibile che uno strumento che ha di per sé una funzione pubblica e democratica sia oggi in mano sostanzialmente a ragioni e anche a possibilità di decisione del privato? Ed è il primo punto. Il secondo punto, a chi appartiene la proprietà dei dati? Nella nostra vita quotidiana, quando banalmente ordiniamo una pizza o facciamo un ordine su Amazon per chi lo fa o banalmente ci registriamo alle poste, accediamo a un wifi libero, per non parlare di operazioni più complesse, noi produciamo dati. Questi dati hanno un valore, un immenso valore economico, perché sono uno strumento di conoscenza e controllo attraverso il quale si orientano i consumi, si decidono addirittura assi di sviluppo della città. Di chi è la proprietà di questi dati? Anche qui sempre più enti locali, che ad esempio non hanno risorse, appaltano al privato la gestione e il controllo dei dati. Noi produciamo dati, i dati sono il moderno valore, ritornando a Marx. Perché il controllo e l'acquisizione di questi dati
che noi cediamo gratuitamente a soggetti privati non è in quasi nessun modo normato. Il terzo punto, e chiudo prima di lasciare la parola a Vita, è appunto un punto che probabilmente recupera i primi due, e cioè il funzionamento dell'algoritmo. Non solo c'è la discrezionalità di uno strumento privato di decidere chi e cosa può vedere, ma qui ci troviamo anche di fronte a un tema di orientamento democratico. Soprattutto rispetto ai social network, ma in qualche modo anche rispetto a Google, l'algoritmo produce delle bolle, e cioè ci fa vedere quegli argomenti, ci fa vedere quelle discussioni, ci mostra quei contenuti che l'algoritmo individua come a noi affini. Questo rischia di produrre una molteplicità, una sommatoria di bolle che in qualche modo ci, da una parte per carità ci rasserenano, ma dall'altra ci autoconvincono delle nostre convinzioni, provocando una sommatoria, una molteplicità di tante micro minoranze che non si parlano, non dialogano, non si confrontano, non accedono ad altri contenuti, che poi invece sarebbe lo strumento principale su cui si basa una democrazia, ed era lo strumento principale su cui i greci hanno fondato il concetto di democrazia, associandolo alla piazza, cioè allo spazio pubblico, cioè al confronto. Ecco, rispetto a questi tre punti, come oggi l'algoritmo incide rispetto alle nostre vite e incide sulla formazione o sulla non formazione dei processi democratici? L'ho fatto un po' lunga. Buonasera, grazie per l'invito. No, le domande sono molto pertinenti, naturalmente sono domande aperte, perché poi il professor Esposito, forse, che ha scritto un bellissimo pezzo recentemente sui social, sulla contraddizione salutare però tra la lettura e quindi l'insegnamento profondo che viene dalla lettura e la velocità quasi dittatoriale dei social. Ecco, magari dirà meglio di me su alcune cose. Io penso che alcuni punti siano aperti, perché la novità rispetto ad altre stagioni, quando si supponeva, da quello che fu il partito di Berlinguer e poi a succedere altre sigle, quando si supponeva con un po' di narcisismo politico di poter governare questi sistemi, questi medesimi sistemi erano in una stagione molto più arretrata. Non c'è nessun paragone tra quello che sta accadendo adesso e quello che accadeva anche solo 10 anni fa. Cioè, quello che tu adesso hai detto, anche solo 10-15 anni fa, aveva un tratto, diciamo, distintivo molto diverso. C'erano certo incipienti i social, ma l'elemento che ha scatenato definitivamente i fenomeni di cui oggi parliamo qui è quel tema sul quale, se io fossi ancora in abiti talari, cioè fossi un dirigente politico ancora oggi, direi è il primo punto su cui orientare la cultura politica, cioè l'intreccio tra, non la prendete a ridere, scusate se lo dico bene, spero, tra umano e non umano. Cioè, noi abbiamo il problema dell'intelligenza artificiale, che ne sarà di tutto questo, ma non da qui a 50 anni, da qui ad adesso. Voi sapete che The Guardian ha già fatto un paio di scherzi a lettrici e lettori facendo editoriali su argomenti molto attuali, commentati ovviamente a seconda dei giudizi, scritti dall'intelligenza artificiale, e questo dato è stato comunicato dopo, e naturalmente nessuno se n'era accorto. Io penso che oggi molte delle cose che noi leggiamo, editoriali, posso fare una gaffe, tanto è un amico, credo che venga anche da qui, non so, alcuni editoriali che fa Antonio Polito sul Corriere, lì può scrivere l'intelligenza artificiale, cioè acclarato che quello è il pregresso, poi, no, dico lui perché ha fatto un pezzo che mi ha molto colpito sul fatto che la Costituzione già prevedeva la NATO al suo interno. Tornando alle tue domande importanti, quindi ti do una prima risposta provvisoria, che però è un criterio, perché bisogna avere sempre dei criteri analitici per affrontare degli argomenti. Oggi non possiamo immaginare delle risposte chiuse, perché la velocità con cui progredisce l'innovazione tecnologica
va molto più avanti di quanto noi stessi poi supponiamo, immaginando delle sintesi politiche. Possiamo avere delle approssimazioni. Rispetto ai temi che tu hai posto, intanto la rete oggi, rispetto a quando tutte e tutti noi, vedo qui per alcune persone con cui abbiamo condiviso il sogno digitale, penso, ho visto anche Enzo Lipardi, a parte Gianfranco Nappi, che è stato un dirigente politico attentissimo a queste, no, è la verità, a questi argomenti, ma quando nacque la rete si era supposto che la rete fosse un luogo di libertà, che potesse essere quindi di accesso aperto. Allora ci applicavamo al tema del free software, l'open source, cioè la possibilità di accedere senza limiti e condizioni. Nel corso degli anni la rete è diventata, professore non mi riprenda, è diventata il nuovo capitalismo, cioè il capitalismo delle piattaforme. Cioè, è la rete oggi, è il capitalismo, non è una sovrastruttura che si applica al capitale, modellandolo, abbellendolo, rendendolo più efficace, è lo stesso capitalismo. Se voi pensate ad Amazon, dico un caso per tutti, ma non solo Amazon, il capitalismo delle piattaforme oggi è l'elemento su cui l'evoluzione tecnologica coincide con l'evoluzione del capitale. Degli esempi di vita vissuta banali, che credo qualcuna e qualcuno di noi abbia potuto verificare di persona, non so, oggi non si compra una macchina, cioè non c'è la concessionaria che ti vende chiave in mano la macchina, la ordini la macchina, e la macchina viene fatta sulla base della richiesta, perché il rapporto tra produzione, struttura, diciamo così, di immaginazione del modello e poi fattura viene rovesciato rispetto ai tempi non solo del fordismo ma anche a quello che è successo dopo, il toyotismo, la produzione stellare. Quindi oggi la rete è il capitalismo. Dentro questa dinamica, non essendoci un contrafforte, per dirla con i classici, non essendoci alla portata un becchino del capitale, perché il becchino è atomizzato, è disperso, è fatto di mille professionalità che non si riconoscono tra di loro, che anzi sono spesso messi in competizione, poi l'integrazione ha dato un'ulteriore botta, e quindi è evidente che sbilanciato l'asse del comando senza una dialettica oppositiva vera, è chiaro che il comando si tinge di autoritarismo, di censura. Questo è un punto chiave del discorso politico. Anzi, mi permetto di urlare qui, non urlo, ma è come se urlassi. Attenzione, dico ai, diciamo, adesso c'era il nostro carissimo amico Gianni Cuperlo, che è uno dei meno colpevoli in tutta questa cosa, ma dico a gruppi dirigenti sparsi, attenzione, non si rifaccia lo stesso errore, impeius, molto impeius, che fu fatto quando negli anni 70 l'avvento dell'emittenza televisiva privata sembrò una cosina da niente, e quando le culture della sinistra si attardarono, persino difendendo la TV anche nero perché il colore costava troppo, si attardarono a difendere la RAI monopolio con gli esiti che poi oggi vediamo. Ma non si rifaccia più questo errore, si deve declinare questo argomento come tema di prima grandezza. Di chi sono i dati? I dati dovrebbero essere delle persone, non degli over the top di coloro che li maneggiano. Tra l'altro c'è uno spiraglio normativo, scarsamente utilizzato persino nelle discussioni, diciamo così, di contenzioso, che è l'articolo 20 del GDPR, cioè il regolamento europeo del 2016 sui dati personali, che forse è la cosa migliore fatta dall'Europa, lo dico così azzardo, ma secondo me è una delle cose migliori. Quel regolamento, che fu anche poi attuato, cioè recepito in Italia, ha un articolo, l'articolo 20, che prevedendo l'interoperabilità dei dati suppone implicitamente che i dati siano di chi li può trasferire, e quindi i dati sono delle persone, i dati non sono delle strutture proprietarie che invece ne utilizzano
la dimensione commerciale quando va bene, quindi ne fanno marketing. Lo sapete, no? Che basta che adesso ognuno di noi faccia una ricerca di qualche cosa su Google e dopo un po' gli arriva la pubblicità di qualche cosa. Ma peggio, il caso Cambridge Analytica ci ha ammonito, ma non è finita, quella è stata la punta dell'iceberg, lo sappiamo che in genere nelle politiche criminali, lo si dice, quando viene fuori un bubone, quella è solo la punta di un bubone più largo. L'utilizzo massivo dei dati personali, venduti e svenduti, comprati, rivenduti, che servono a influenzare l'opinione pubblica. È vero che l'opinione pubblica, qui parlo di temi che insomma hanno segnato la mia esistenza, che forse non è brillante come ragazzi e ragazzi della FIGC, perché io venivo dal PDUP, quindi magari i compagni Nappi, Fumagalli, Cooperlo mi considerano magari di serie B, no, sto scherzando, Folena, ma Folena non c'è qui, però si vede qui in grande stile in una delle sue trasformazioni anche fisiche, non c'è dubbio che la questione, a parte le battute, dell'orientamento non avvenga tanto e solo con porta a porta o con i TG, anche ci mancherebbe, adesso non voglio sollevare un polverone, però avviene molto di più attraverso la profilazione, cioè l'identità di ognuno di noi, quella analogica è conosciuta, psicanalisi a parte, a un certo punto della vita la conosciamo, ma quella digitale non la conosciamo, il nostro gemello digitale per noi è misterioso, noi non lo sappiamo. Quel gemello digitale che viene profilato, che discende da tutte le volte che noi facciamo un passaggio con qualche arnese che viene, quello fa sì che noi siamo profilati. Sapete poi che la profilazione ormai è diventata strumento essenziale delle direzioni del personale nelle aziende. Quando una persona va a colloquio, al di là del curriculum, che naturalmente qualcosa conta, certo, però mi spiegava qualcuno che fa questo mestiere, che prima di tutto guardano i tuoi profili e capiscono quindi che Nappi e io siamo di sinistra, lo capiscono, perché bene o male nei profili uno coglie quali sono gli interessi e che magari abbiamo anche qualche spiccata simpatia per Berlinguer. Il direttore del personale si fa un'idea quindi della figura che ha di fronte a sé, non solamente attraverso il suo curriculum formale, ma attraverso questo insieme di dati. Cambridge Analytica è stato uno strumento, e credo che al di là di Cambridge Analytica sia ormai diffusissima questa tecnica, per cui prima di un voto si orientano gli indecisi attraverso forme suggestive, perché non ti orientano, anche qui la propaganda ha fatto passi avanti giganteschi, non ti orientano dicendo vota sinistra italiana, vedo il mio amico anche magari farò dire. Ti fanno emergere il desiderio, professore, no? Che questa è una cosa molto lacaniana, cioè il desiderio che tu ancora non conosci di avere, ma ti viene fatto, questo è il grande marketing, quello che ti porta a comprare dei prodotti inutili, perché il marketing ti abitua a desiderare qualche cosa. Ci sono dei piccoli, diciamo, paletti, come si dice nel gergo politichese, che possono essere interessanti. Oltre al regolamento del privacy del 2016, ci sono due regolamenti europei, il Digital Service Act, Digital Markets Act, che per la prima volta, innovando una tradizione anarco-liberista, chiamiamola così, introducono il tema della responsabilità, cioè la responsabilità dei provider, dei grandi provider naturalmente, da non confondere con i piccoli provider che tutti salutiamo con affetto, è anche su quello che accade nelle loro reti, non sono solamente dei carrier, perché generalmente la linea di difesa è sempre stata, ma noi siamo solo dei trasportatori, non abbiamo nessuna responsabilità sui contenuti, per cui l'hate speech, le parole d'odio, il razzismo, il neofascismo, tutte queste cose sono sempre state, diciamo, leggi bussolute sulla rete, perché chi ne ha la responsabilità? Vatte la pesca, bisogna andare a trovare quello che sta magari con un server di Hong Kong. Quindi c'è qualche controindicazione finalmente alla pura, diciamo, al puro liberismo di mercato.
C'è un traguardo immediato, tra l'altro, attenzione, di cui si parla pochissimo nel dibattito pubblico, e anche qui è una amarezza, perché sta per definirsi, diciamo così, quello che viene chiamato il cloud pubblico. Il cloud pubblico è il cloud di tutta l'amministrazione. E adesso è nelle mani, attualmente, le cordate in ballo sono tutte, diciamo, legate agli over the top, o Amazon, o Google, cioè voi leggete magari Tim, che però utilizza Google. Questo è un tema enorme, capitolo democratico di straordinario rilievo, ma è possibile che l'Europa, che viene evocata sempre quando c'è qualche sacrificio da fare, o non viene evocata per niente, l'Europa non abbia una sua autonomia rispetto a queste cose? È possibile che non ci sia una struttura, diciamo così, adeguata, di carattere europeo, che possa essere contraltare rispetto alla inesorabile, diciamo, egemonia del grandi over the top che sono negli Stati Uniti, che poi, diciamo la verità, dettano le regole anche agli Stati Uniti, non è che siano succubi di Biden, è Biden che segue quello che chiedono e vogliono loro, o non segue, poi può darsi che ne abbia le conseguenze. E Alibaba, che è cinese, di cui si parla meno perché della Cina si parla meno in questi casi, ma invece è potentissimo. La Russia adesso è knockout, però insomma gli hacker russi ci sono. Per dire quindi che il tema che tu hai posto è di straordinaria importanza e richiede una politica pubblica. Qual è la chiave che noi dovremmo evocare? Serve, per ragionare su questi temi, una politica pubblica degna di questo nome. Pensate alla vicenda della rete unica di telecomunicazioni, ce ne siamo occupati, Valentino Filippetti potrebbe farci una concione con Michele Mezza, ce ne siamo occupati in tempi più antichi, ottima l'idea di una rete pubblica, ma adesso quello che sta venendo fuori non è una rete pubblica, è di fatto un gran pasticcio in cui fondamentalmente la rete pubblica rischia di essere, cioè la parte infrastrutturale, adesso esagero un po', ma insomma, una sorta di bad company, o quasi, cioè i debiti vanno a scaricarsi lì. Lì ci vanno formalmente sulla carta alcune migliaia di lavoratori, ma il primo manager che entri lì poi dirà sono troppi, e quindi a lei, sono tanti, stiamo parlando di 45.000 persone direttamente contrattualizzate in team e 100.000 persone di indotto, qui rischiamo un altro caso all'Italia per capirci. E quindi serve una politica pubblica. Naturalmente dirlo adesso col governo Draghi non è facilissimo, perché proprio una politica pubblica non è facilissima da trovare, però questo è un grande capitolo di una sinistra moderna. La questione dell'algoritmo, e chissà se sono riuscito a risponderti, è enorme. L'algoritmo deve essere trasparente. Trasparente cosa significa? Non che io per primo non sarei in grado, gli algoritmi sono una cosa dello spirito, laddove la matematica sconfina nella filosofia, no, a parte le battute, non è che io debbo saper leggere l'algoritmo, è impossibile, ma io devo avere la possibilità di rendermene conto e chiedere magari a chi lo sa di dirmi cosa è quell'algoritmo. Ci fu un caso che ha fatto giurisprudenza di un insegnante trasferito dal sud al nord, e lui si chiedeva perché, l'algoritmo gli risponde, lui dice, beh no, io voglio vedere l'algoritmo, perché chi l'ha detto che è l'algoritmo? E ha vinto al TAR, cioè il TAR ha imposto al Ministero della Pubblica Istruzione di rendere noto l'algoritmo, cioè qual è l'algoritmo? La riconoscibilità, la trasparenza, deve essere pubblico l'algoritmo, non può essere che io chiedo una cosa e mi si dice no, l'algoritmo ha deciso così. La riconoscibilità degli algoritmi, questo evoca un tema enorme che davvero sconfina questa volta sì in modo molto fertile in un dibattito molto serio, cioè qual è il rapporto tra scienza e democrazia, cioè qual è il limite della scienza, qual è il punto dentro cui si può lavorare con la capacità di conoscere e anche limitare tutto ciò che è possibile tecnologicamente va fatto? No, per esempio sull'intelligenza artificiale c'è un regolamento in FIRI in Europa che non è male, che mette proprio questo punto, ci sono alcune cose che non si possono fare. Io per esempio metterei un vincolo, per dirne una,
temi di cui mi sono occupato, nelle redazioni l'algoritmo non deve entrare, perché io non posso avere il dubbio di leggere un articolo scritto da un algoritmo e non invece da un essere umano che posso criticare. E questo è un punto molto serio. Questo è un esempio, ma ce ne possono essere altri. Però permettetemi a berlingueriana di dire, in onore di Enrico Berlinguer, che Enrico Berlinguer, e tu sicuramente hai letto quell'intervista, Michele, Enrico Berlinguer, nell'intervista che fece a Ferdinando Adornato, pubblicata nel 18 dicembre 1983, dall'edizione, come inserto, dell'edizione domenicale dell'Unità, che vendette per quell'occasione più di 1 milione di copie, pensate, adesso se ne vendono 1,2 milioni in tutto. Quindi, pensate, quella bellissima iniziativa che vedeva tra l'altro firme strepitose in quell'inserto, cimentarsi da Asimov a Boll, Cacciari, a Fellini, Ken Follett, Gunter Grass, Jacques Le Goff, Roy Medvedev, Musatti, Sciascia. E l'intervista a Berlinguer è di un interesse straordinario, di un'attualità stringente, con una capacità rabdomantica che il Berlinguer dell'ultima fase aveva. Il Berlinguer spogliatosi un po' dal vincolo delle sue compatibilità precedenti, insomma, quando comincia a raffrontarsi e a raffrontare il partito con i grandi movimenti, il movimento pacifista, il movimento femminista, l'ambientalismo che viene introdotto nel linguaggio quando ancora non era affatto entrato nel senso comune, e l'innovazione tecnologica, in un partito che aveva avuto dalla sua errori colossali in precedenza su questi argomenti, Berlinguer dice con una certa durezza, e lì c'è proprio un aspetto rabdomantico, io credo, bellissima intervista, da leggere e rileggere, io l'ho fatto per questo numero, così faccio un po' di propaganda critica marxista dedicato ai 100 anni di Enrico Berlinguer, e l'ho fatto e rifatto, e la rilettura, come e la sa professore, non è la lettura, rileggere è una nuova lettura, che ti dà, anche perché cambiano le età, le cognizioni precedenti. E dunque, in questa intervista strepitosa, secondo me, Berlinguer ci dice quello che oggi stiamo discutendo qui. E cioè ci dice, noi dobbiamo occuparci di questi argomenti, perché l'innovazione tecnologica, lui dice, forse con un termine che magari potremmo considerare un po' improprio, è neutrale, lui vuol dire che di per sé non ha un colore o un altro, dipende da come la si orienta, da che governo democratico si riesce a introdurre, e lui dice, altro termine un po', dobbiamo fare, prima emerso, no, sulla FIGC, dovremmo fare un convegno di futurologia, cioè lui dice, insomma, dobbiamo occuparci di quello che sta avvenendo, e lui utilizza come strumento retorico l'anniversario, 1984 sarebbe stato l'anno di George Orwell, del libro di Orwell. Naturalmente non me ne voglia Berlinguer, io sono solo un umile compagno, lui è Enrico Berlinguer, che ancora adesso è per noi un riferimento morale, oltre che politico, inarrivabile. Enrico Berlinguer dà una lettura di Orwell che era un po' quella classica. Lui dice Orwell, in fondo nel libro, fa una critica all'Unione Sovietica. In realtà Orwell faceva una critica all'autoritarismo. Orwell non era amatissimo dalla vulgata comunista che aveva, non Berlinguer, che aveva però anche una traccia dentro di sé staliniana. Siccome Orwell aveva fatto la rivoluzione di Spagna, cioè la resistenza spagnola, era stato con le brigate, però era stato con, non con quelli ufficiali, era stato con quelli in odore di trotskismo. Allora chi non era dentro la linea ufficiale post-staliniana era trotskista, come adesso, se uno dice che la guerra da discutere è putiniano, cioè a prescindere, allora si era trotskisti. Per cui Orwell passò per trotskista, non lo era, lui era un socialista piuttosto elementare nelle sue aspirazioni, e il libro riguardava l'autoritarismo, non solo e non tanto l'Unione Sovietica. Però ottima scelta quella dell'Unità,
e diamo ad Adornato quello che è di Adornato, che fece una bella intervista, e di Berlinguer che con quell'intervista ruppe un arcano, cioè non più un partito arretrato che si spaventava di fronte alle tecnologie, ma che voleva entrarci dentro, lavorarci e riuscire a fare qualche cosa di democratico. Il povero Berlinguer scomparve non vedendo, in questo caso per magnanimità del destino, lo scempio berlusconiano che nel frattempo si stava avverando. Ma comunque, se si fosse applicata questa intervista in linea politica, non sarebbe avvenuto lo scempio berlusconiano. Grazie. Grazie mille all'onorevole Vita. Io passo velocemente la parola al professor Esposito, dandogli solo una velocissima suggestione. Uno dei problemi principali della fase nella quale noi stiamo attraversando è quella di interpretare, lo scrive il professore in una sua recente intervista, le istituzioni come un fenomeno statico ed dicevo, una, lo dichiara il professore in una sua recente intervista, una delle caratteristiche della fase che noi stiamo attraversando è quella di leggere le istituzioni come un fenomeno statico ed identificarle con lo Stato. Questo crea una difficoltà nel rileggere, nel riammodernare le istituzioni e nel trovarne e legittimarne delle nuove, di dare delle nuove chiavi di lettura alla società, ai movimenti che dentro di essa si muovono. La discussione che abbiamo fatto poc'anzi sull'algoritmo e su chi detiene i dati, su chi decide l'algoritmo, è uno di questi esempi. La difficoltà che si avverte, anche rispetto al confronto che abbiamo avuto stamattina, alle parole di Cooperlo di prima, è proprio quella di avere la sensazione di una politica che nel suo complesso non tenda a non riflettere più sul tema della riforma delle istituzioni e su come movimenti nuovi, anche non ancora intercettati nella società, possono produrla questa riforma delle istituzioni, anche di molto semplificando il dibattito. Faccio tre esempi velocissimi e banalissimi prima di lasciare la parola al professor Esposito. Noi usciamo adesso da una pandemia che addirittura ho fatto definire da un filosofo post-colonialista francese molto bravo questo tempo come un tempo viola. Ed è una pandemia che ad esempio il nostro mondo, diciamo la sinistra, ha letto semplicemente nella dicotomia Sivax Novax, lasciando al centro uno spazio vuoto di coloro che credono da una parte nel processo, ma nel progresso e nella scienza, ma dall'altra non rinunciano ad esempio a porre il tema della liberalizzazione dei brevetti, dei profitti delle case farmaceutiche, oppure dell'impatto della securizzazione sulle politiche pubbliche avute nel periodo del Covid. Oppure il grande tema della guerra che adesso stiamo attraversando, è possibile che non vi sia uno spazio tra chi da una parte auspica l'escalation fino alla terza guerra mondiale e chi dall'altra legittima invece l'invasione da parte di Putin di uno Stato sovrano? Cioè è possibile che dinanzi alla complessità che noi abbiamo discusso e analizzato stamattina, partendo dalla lezione di Berlinguer del Partito Comunista, oggi invece la politica lasci questo spazio di lettura della complessità e quindi di movimenti nuovi completamente non arato, completamente non letto, completamente non vissuto? Ecco, in questo tema in cui manca la complessità, quale dovrebbe essere invece lo spazio della politica e del pensiero? Posso? Grazie, buonasera. Grazie a Gianfranco, grazie a tutti voi, cari amici, o se posso consentirmi compagni, aboliamo i professori, peraltro con questo caldo ci mancherebbe altro. E grazie Vincenzo per questo bellissimo intervento che hai fatto su un tema che anche secondo me è assolutamente decisivo, no? L'algoritmo e tutto l'orizzonte che lo circonda. Io vorrei partire proprio, il titolo di questo mio breve intervento, che sarà breve, è Vita, pandemia, guerra, no? Quindi è un titolo che invita alla comparazione tra eventi, tra processi che si richiamano, anche perché si sono succeduti nel tempo,
ma anche differiscono, processi diversi, anche se tutti riconducibili all'orizzonte della vita o dell'umano, per riprendere la tua suggestione, no? Che è l'orizzonte del nostro tempo. E però rispetto alla pandemia, alla guerra, io aggiungerei un terzo evento, che è la crisi economica del 2007-2008, no? Per stare insieme in questi ultimi 15 anni e in queste ultime 15 settimane, diciamo così. Perché sono tutti e tre eventi, la crisi economica, la pandemia e la guerra, che hanno in comune un dato fondamentale: hanno tutti cambiato il mondo. Hanno tutti cambiato il mondo, probabilmente in peggio, poi vedremo. Ma a partire da queste tre crisi io mi porrei una domanda preliminare proprio sul termine di crisi. Noi possiamo parlare ancora oggi di crisi o dobbiamo cercare di adoperare altri concetti, di superare l'idea di crisi in qualche modo? O è necessario appunto un passaggio di paradigma, come io direi, diciamo? Perché cosa si intende per crisi? Restiamo naturalmente nel Novecento. Beh, le crisi, forse lo accennava Cooperlo prima, sono il modo in cui il sistema economico, politico si ristruttura. Le crisi sono elementi di riaggiustamento e di rilancio del sistema. È stato così anche a proposito delle cose di cui parlava Vincenzo prima, no? Quindi le crisi hanno costituito il motore del capitalismo, il motore del funzionamento. Il capitalismo produceva le sue crisi per poterle superare ristrutturandosi, riponendosi, diciamo, in una modalità più avanzata. E anche anche sul piano politico le crisi sono state, anche nei decenni precedenti, una forma di governo del conflitto sociale. Pensiamo per esempio, no, alla Prima Repubblica, a proposito di Berlinguer, rispetto al quale poi ho mancato di dire all'inizio che il suo nome evoca non soltanto elementi politici e teorici, ma anche elementi esistenziali, diciamo. È un nome che dà a tutti noi, nella mia generazione, una particolare emozione. E dicevo, la crisi è stata a lungo una forma di governo. Nella Prima Repubblica, ricordate, crisi frequentissime di governo, in cui poi tornava sempre lo stesso partito, gli stessi partiti al potere con un qualche aggiustamento. Quindi la crisi è stata insieme un elemento di conservazione del potere e di innovazione, teso a che cosa? Ad evitare un mutamento di sistema, ad evitare un mutamento strutturale. Quindi ha sempre avuto la crisi, fin dalla sua origine, no, etimologica, una modalità terapeutica. La crisi era adoperata, diciamo, in medicina si parlava di crisi, oppure se ne parlava in astronomia, no, come appunto il giro che fanno i pianeti. E quindi questa crisi per diversi decenni ha funzionato in questo modo. La crisi economica del 2007-2008 sta e non sta dentro questo orizzonte della crisi, no? Lo in qualche modo lo stira fin quasi ad oltrepassarlo, a spezzarlo, intanto perché è una crisi che ha due elementi fondamentalmente nuovi: l'assoluta globalità, no? Nasce in America, come ricordate, e si estende velocissimamente in tutto il mondo, e poi l'intensità. Da un anno all'altro il debito sovrano diventa il protagonista delle pagine dei giornali, delle riunioni politiche, cioè si crea un nuovo protagonista politico che è il debito sovrano. Quindi la crisi economica ristruttura potentemente il sistema e poi ha effetti, diciamo, molto negativi. Ricordate la vicenda della Grecia, cioè si ristrutturano i poteri e anche i rapporti di forza tra gli stati in Europa e nel mondo.
e poi la crisi è in qualche modo domata o, come dire, in qualche modo governata attraverso l'intervento delle banche centrali. Tanto che io comincerei a pormi una domanda, lo dico, lo sussurro perché so che è un tema scottante su cui, diciamo, molti amici non sono d'accordo, ma insomma noi siamo ancora dentro l'orizzonte neoliberale, che è il presupposto un po' comune in tutta la discussione della sinistra. Io risponderei, senza poter approfondire il tema, sì e no. Siamo nell'orizzonte neoliberale, tutta la questione dell'algoritmo è una vicenda, diciamo, liberale o, se vogliamo, ordoliberale. Però, dalla crisi di 15 anni fa alla pandemia, come vedremo adesso, gli interventi degli stati si fanno sempre più forti, quindi l'orizzonte classico del neoliberalismo comincia a essere intaccato in qualche modo. La pandemia, secondo me, oltrepassa decisamente l'orizzonte della crisi, non può essere più chiamata crisi, perché non è governabile la pandemia, né in termini economici né in termini politici. Perché non è governabile? Perché al centro della pandemia non c'è solo una questione di distribuzione delle ricchezze o anche di una distribuzione del potere, ma c'è la questione della vita biologica. E c'è la questione della vita biologica nel suo rapporto stretto con la morte, no? Quindi è quello che alcuni di noi chiamano biopolitica, ma anche tanatopolitica. Ricordate quello che è successo in Brasile, nel Regno Unito, negli Stati Uniti di Trump, no? Dove appunto, come dire, non ci si limitava a lasciar vivere, si arrivava a lasciar morire fasce intere di popolazione. Quindi la pandemia, secondo me, non è interpretabile attraverso il parametro, il paradigma di crisi, anche perché mette in gioco conflitti di valore tra libertà e salute, tra norma ed eccezione, io dico tra comunità e immunità, che non sono componibili, non sono risolubili dentro quel quadro. C'è qualche cosa che invita a rompere quell'orizzonte, a uscire fuori appunto dalla semantica della crisi, perché con la pandemia cambia un intero modo di vita in una forma di cui noi ancora adesso non abbiamo contezza. Cambia tutto: la sanità, il lavoro, le relazioni, la psicologia, si accentuano gli elementi di controllo di cui appunto parlava prima Vita, si accentua con il lavoro da remoto, si accentua anche il controllo che questo determina. Naturalmente tutto questo non è nato da una volontà sovrana di gestione, è nato da uno stato di necessità che però poi ha portato a dei passaggi storici poi vengono funzionalizzati dai grandi sistemi di potere pubblici e privati. Quindi io mi esprimerei così, in una forma che può apparire un po' eccessivamente drammatica, ma poi spiego che intendo questa parola. La pandemia ci porta dal tempo della crisi al tempo delle catastrofi. Attenzione, catastrofe significa etimologicamente mutamento di sistema, mutamento di Stato, mentre le crisi non determinano un mutamento di sistema ma un aggiustamento di sistema, la catastrofe determina il passaggio a un sistema diverso, è un mutamento di Stato, un mutamento catastrofico, no? La pandemia è stata peraltro una catastrofe anche in senso letterale, cioè ha fatto 15 milioni di morti, non scherziamo proprio come hanno fatto alcuni miei colleghi. Una vera e propria catastrofe, ma anche una catastrofe appunto nel senso tecnico del mutamento di Stato. E io aggiungerei questa riflessione, sono tutte riflessioni così modeste, fatte un po' a braccio naturalmente, perché non si può fare storia sui mesi o le settimane scorse, però diciamo si può fantasticare in qualche modo sul piano filosofico, per usare una parola desueta. E dunque, da questo punto di vista, io direi la catastrofe sta diventando la forma del nostro tempo. La catastrofe, più che la crisi, cioè il nostro tempo
è dominato da mutamenti forti, netti, imprevedibili e non più governabili con gli strumenti che si adottavano nelle crisi. La guerra, arrivando al terzo evento, rende questo salto ancora più netto, ancora più clamoroso, ancora più evidente. Cioè con questa guerra che viviamo per adesso attraverso gli schermi televisivi, ma che sta per arrivare, stanno per arrivare le ondate di questa guerra, speriamo non sotto il profilo militare, ma certamente stanno per arrivare sotto il profilo economico e sociale. Ecco, con questa guerra non viene solamente meno un ordine, no? Come si dice, un ordine geopolitico mondiale, viene meno la possibilità stessa di un ordine. Cioè il fatto che questa guerra sia difficilmente rappresentabile, no? Ognuno ne dice cose diverse e spesso contrapposte. Che cosa significa? Che sta crollando la possibilità di organizzare un discorso intorno a un ordine mondiale, no? Cioè l'ordine ormai è fuori portata. L'ordine si intende appunto un quadro sistemico descrivibile e governabile. Questo sta uscendo di scena, speriamo che alla fine non sia definitivamente così, ma la sensazione è che siamo dentro questo passaggio che, ripeto, non è solo il mutamento di un ordine geopolitico, cioè l'ordine della belle époque della globalizzazione, quello è finito sicuramente, ma stiamo dentro una crisi, uso adesso questa parola, dell'ordine stesso, dell'idea, della possibilità di gestire, governare, ideare, inquadrare, articolare i fenomeni all'interno di un unico ordine, di un unico orizzonte. Viviamo cioè un tempo di un caos non più ordinabile. Ai miei amici e studenti mi esprimerei così: questo non è più il tempo del Leviatano, dello Stato, no? Ma per usare l'altra figura di Hobbes, no? L'altro suo mostro biblico, il tempo di Behemoth. Behemoth è il tempo della guerra civile, della guerra di tutti contro tutti, come è stato peraltro detto, no? Questa è da Papa Francesco, questa è una guerra civile in pezzi, è una guerra civile permanente almeno nel giro di un certo numero di anni. E quindi in questo senso un'interpretazione catastrofica, poi vediamo che il tema, diciamo, il termine catastrofe ci apre forse anche una finestra, ma comunque una situazione, un evento, un orizzonte toccato, tagliato dalla catastrofe. Perciò manca una verità di questa guerra. Certo, la verità è che la Russia ha aggredito l'Ucraina, questo è un dato di fatto che nessuno contesta, esistono anche le cause per cui ciò è avvenuto. Resta che manca una logica di questa guerra, cioè la Russia sta facendo una guerra con decine di migliaia di morti per prendere un territorio che in buona parte già possedeva e per prenderselo completamente distrutto e devastato. Ma qual è il senso? Uscendo da tutti i tavoli mondiali occidentali. Appunto, dicevo, quello che manca è il senso, il significato, la nostra capacità di attribuire un significato agli eventi. Tant'è che si ricorre a elementi del tutto, come dire, estrinsi. Putin è malato, quell'altro è impazzito, ma noi non possiamo interpretare grandi fenomeni storici con queste categorie. Magari sarà anche vero che è malato, però come dice sempre Fabbri, però è curato molto bene, perché si dice che è malato da 20 anni e ancora sta lì. Ecco, l'altro elemento che differenzia la catastrofe dalla crisi, io mi sono un po' fermato su questo punto, cercare di capire qual è la differenza di fondo tra queste due situazioni, la situazione critica e quella catastrofica. Beh, la crisi ha sempre un dispositivo immunitario, no? I teologi dicono un catecon, cioè un elemento
frenante, ordinante, che in qualche modo risolve al momento la situazione. Nella crisi economica qual è stato questo dispositivo? Le banche centrali, che a un certo punto sono intervenute e hanno contenuto le conseguenze della crisi economica, non le hanno azzerate ma certamente le hanno contenute. Nell'epidemia, nella pandemia, qual è stato il catecon? Il vaccino. Il vaccino è stato l'ultimo grande dispositivo immunitario, nel senso anche tecnico, che immunizza le persone, no? Cioè tutta la, diciamo, la capacità scientifica del mondo si è concentrata nell'ideazione di vaccini. Poi questi vaccini funzionino, quale meglio, quale peggio, con delle controindicazioni, sarà sicuramente così. Sta di fatto che il vaccino è stato l'elemento che ci ha dato la possibilità di contenere, di limitare gli effetti appunto della pandemia. Ecco, adesso con la guerra si ha la sensazione che non ci sia più nessun cateco, nessun dispositivo di immunizzazione e quindi che siamo, questa parola è stata evocata prima, non so se da Vincenzo o da Cooperlo. Beh, stiamo di fronte a una possibile apocalissi, ma non significa che ci arriveremo, speriamo di no, probabilmente no, ma insomma noi siamo entrati dentro una situazione semantica in cui si evoca la bomba atomica. Questo non accadeva, neanche Stalin evocava la bomba atomica nella guerra fredda, era un tabù. La crisi di Cuba si è risolta per non pronunciare neanche quella parola, quando già i missili erano stati installati a Cuba, peraltro. Oggi invece noi costeggiamo, no, l'area dell'apocalissi, vediamo sentire arrivare i quattro cavalieri dell'apocalisse, no? La fame, la morte, la guerra, e siamo quindi entrati dentro un linguaggio che, ripeto, io non mi sento più di definire un linguaggio della crisi e rispetto al quale non c'è neanche la possibilità di un linguaggio della critica, perché vedete, crisi e critica andavano insieme. Il linguaggio della critica interveniva per nominare, interpretare e governare le crisi. Oggi, non essendo più di fronte a noi delle crisi, tende a venire meno anche il linguaggio della critica. Questo si sposa con le cose che tu dicevi, no? Viene meno il linguaggio della critica, l'algoritmo è la fine del linguaggio della critica. E quindi siamo dentro un dispositivo, io adopero questa parola un po' complicata, dentro una situazione completamente nuova, perché le catastrofi sono crisi senza immunizzazione. Quindi naturalmente quando io contrappongo catastrofe a crisi, come sempre avviene nei fenomeni storici, non si tratta di una contrapposizione netta, una cosa è completamente diversa dall'altra. C'è un passaggio interno da un piano all'altro. Per esempio la pandemia, ecco, è stata una crisi catastrofica, insieme una crisi e una catastrofe. La crisi economica era una crisi, la guerra è una catastrofe. Quindi c'è un passaggio, un incremento del tasso di catastroficità che entra e modifica la modalità della crisi. La crisi è una modalità moderna. Tutto il mondo moderno si è formato attraverso le crisi, questo forse lo dicevi tu, insomma. L'Europa nasce da continue crisi. Il problema, secondo me, non è che siamo di fronte a una nuova e più terribile crisi, ma che non è più questo il meccanismo. Il problema è che non abbiamo più di fronte a noi una crisi, ma qualche cosa di diverso. Non vogliamo chiamarla catastrofe, ma insomma qualche cosa che sta oltre la crisi. Ecco. E che lascerà che cosa? Comunque vadano le cose, no? Sul piano militare, sul piano diplomatico, io non voglio adesso esprimere i miei giudizi, comunque vadano le cose, resterà una lacerazione profondissima sulla faglia che divide Europa e Asia e che sarà la faglia che dividerà il mondo.
no? Come si diceva appunto prima, le barriere, questa nuova barriera sarà fortissima, perché dopo quello che sta succedendo, anche se si arriverà a una tregua, anche se si arriverà a una deposizione delle armi, ma comunque quei due popoli resteranno dentro una guerra civile per 50 anni e che si trascinerà dietro poi le questioni collegate, l'ONU, l'America, l'Europa, l'Europa che effettivamente non ha brillato in questa circostanza per protagonismo, anche se si deve dire, ma questo lo dico proprio nel punto finale a cui sto arrivando, l'Europa non può perché è legata al meccanismo dell'unanimità. Quello è un meccanismo che blocca tutto, cioè su 27 stati se Cipro dice di no non si fanno le cose, ma il principio dell'unanimità non è un principio democratico, il principio democratico è quello della maggioranza, cioè anche quando muore un papa e si deve eleggere un nuovo papa, il conclave basta che si pronunci in due terzi. Quindi anche per colui che deve incarnare lo Spirito Santo non ci vuole l'unanimità, ma è possibile che se si deve decidere una sanzione ci voglia l'unanimità di tutti i 27 gli stati? Ecco, invece appunto, quindi l'Europa non ha brillato, dicevo, ma è gravata da questo enorme fardello, la questione dell'unanimità. E quindi comunque sia, dicevo, mentre, ecco un'altra differenza, mentre la pandemia ha unito il mondo, lo ha unito nella sofferenza, nel dolore, sul piano simbolico, ma l'ha unito anche nella ricerca poi dei rimedi, nella ricerca del vaccino. La pandemia ha unificato il mondo, no? Dentro il male e dentro il suo rimedio. La guerra invece lo separa, separa il mondo in maniera irreparabile, irreparabile perché non solo per la mia generazione, ma anche per quella dei miei figli, ma sicuramente non si tornerà alla situazione che precede questa guerra, che poi a sua volta era stata preceduta da un'altra guerra civile in Donbass, ma insomma, non entriamo adesso in questi dettagli. E allora, in definitiva, come ne usciremo? No? La tua domanda, insomma, che si deve fare? Questa è la domanda a cui naturalmente nessuno di noi è in grado di rispondere. La risposta può nascere, come avrebbe detto Gramsci, solo da una intelligenza collettiva, no? Non da una intelligenza, ammesso che sia tale, di qualcuno. E noi dobbiamo cercare un nuovo catecon, per usare quella parola, no? Il catecon, cioè il freno, qualche cosa che contiene il male. Dove cercarlo? Ma io, a costo di essere banale, faccio tre parole. Tre sono le parole, che poi sono le parole che hanno attraversato questo, no, anche questi incontri di questi giorni. Sono politica, Europa e democrazia. Politica, anche per quanto riguarda la guerra, significa capacità di diplomazia e di compromesso. Ma politica significa anche un'altra cosa, no? Si è discusso molto delle sanzioni. Io nel mio piccolo mi sono schierato tra coloro che ritengono che la partita con la Russia vada giocata inevitabilmente anche sul piano militare, ma da parte nostra soprattutto sul piano delle sanzioni, no? La risposta qual è? Sì, ma senza petrolio, senza gas, noi non ce la facciamo, il mercato esplode. Questo è vero, ma questa è una considerazione economica, non è una considerazione politica. La considerazione politica è un'altra, se noi dobbiamo farlo, lo dobbiamo fare. Poi lo dobbiamo ridistribuire diversamente, cioè il prezzo delle eventuali sanzioni non va fatto pagare orizzontalmente a tutti. C'è un problema di distribuzione, come dire, dei debiti e dei prezzi. In Italia è fortissima questa esigenza di nuove uguaglianze. Certo, le sanzioni produrrebbero, ma anche senza sanzioni, la guerra produce già dei fortissimi danni economici che non possono essere sparsi ugualmente su tutta una popolazione. Insomma, io quando vado a prendere il mio stipendio, che ormai è una mia pensione, io un pochettino mi vergogno. Non va bene così, bisogna
appunto, ecco il cambiamento di sistema, ristrutturare, riequilibrare il sistema, e la politica lo può fare, solamente la politica, così come la politica può, la politica europea in questo caso, aiutare in questo frangente della guerra i paesi più poveri, tutta la costa africana e tutto il centro Africa per esempio. Questa è una risposta politica, dire ma noi non ce la facciamo perché non si produce più, ma quella è una risposta economica. Beh, è giusto che lo diano gli operatori, ma io dico, o da questa sede, che richiama un passato importante di Napoli, dobbiamo dare una risposta politica. La seconda parola, il secondo catecon, no, appunto, è Europa. L'Europa, non c'è niente da fare, deve andare verso la federazione, deve andare verso una federazione a doppia velocità. L'unica possibilità è questa, rompere il meccanismo di unanimità e sostituire un meccanismo di maggioranza e creare un nucleo, il nucleo dei paesi fondatori più altri che diventa il nucleo centrale e un nucleo che diciamo è più esterno. Solamente in questo modo l'Europa può trovare una sua vitalità politica e quindi una capacità decisionale che effettivamente al momento non ha. E poi l'ultima parola, democrazia. Ma vedete, già per esempio la pandemia ha modificato il rapporto tra esecutivo e legislativo in tutti i paesi democratici e lo ha modificato a favore dell'esecutivo. Stato di necessità, benissimo, emergenza, benissimo. Solo che però bisogna stare attenti a questo, cioè si deve, anche la guerra va parlamentarizzata, cioè il ruolo del Parlamento va rivendicato, il rapporto esecutivo-legislativo va in qualche modo rivisto. E poi l'ultimo punto, il rapporto tra politica e tecnica, questo tocca il cuore della democrazia. Noi no, adesso... Anche in questo caso siamo in un governo tecnico, è stato necessario, è sembrata l'unica soluzione, Draghi è un personaggio di prestigio, di primo piano, però un governo tecnico non può prendere decisioni politiche, non può ridistribuire il reddito, ci vuole un governo politico, dice sì ma se si va alle elezioni poi può vincere la destra. Benissimo, vince la destra, poi dopo si rifaranno altre elezioni e si vedrà come andrà, ma certamente non si può continuare con un altro ventennio di governi tecnici, in cui da troppi anni il Presidente del Consiglio non è espressione di un, diciamo, di un voto popolare. Questo è un punto fondamentale che, ripeto, tocca la questione della democrazia e che noi dobbiamo rivendicare. E infine, per concludere, io ho parlato di catastrofi addirittura, forse con un termine che può sembrare, soprattutto a Napoli, non di grande augurio, ma insomma catastrofe significa anche possibilità di cambiare il sistema, non intendo cambiare il sistema capitalistico, il sistema degli stati europei, di cambiare il modello di sviluppo, con tutte le propaggini che questo implica. Quindi la catastrofe significa possibilità di cambiare lo stato. Tre eventi come sono stati la crisi economica, la guerra e la pandemia aprono una finestra che non si riaprirà prima di 50-60 anni, cioè noi, una finestra drammatica, intendiamoci, e anche tragica, ma una finestra, prima che si riapra una finestra di cambiamento strutturale, passerà un tempo enorme. Quindi la finestra si chiuderà presto e, come diceva quel tale, il postino non suona sempre due volte, questa volta magari suona questa volta e poi... Ci lascia perdere. Grazie. Grazie, Paolo. Quindi ringrazio tantissimo, come prima Cooper, ora Vincenzo e Roberto per queste due riflessioni profondissime. E ora facciamo un altro cambio di scena, diciamo, e facciamo entrare in campo un protagonista di cui purtroppo è un protagonista, volenti o nolenti è un protagonista, della dinamica globale, della realtà sociale e della realtà economica. Parliamo delle mafie e dei poteri criminali, anzi, di questi tempi stanno andando abbastanza...
stanno andando abbastanza a nozze, quindi prego il nostro professore Leandro Limoccia insieme al professore Giacomo Di Gennaro. Mi ha detto che non si usa il telefono. Va bene, va bene. Sai, che affronteranno questo tema, lo stesso schema, ci diamo un 30-35 minuti e poi passeremo invece all'ultimo tavolata della serata, che dedichiamo a un nostro carissimo amico, dedichiamo una grande riflessione sul futuro, che è quello della conoscenza, ma che dedichiamo a un nostro carissimo amico che non c'è più, che è Pietro Greco, e del quale discuteranno appunto Ugo Leone, che è qui con noi tra gli altri, e Alberto Di Aspro e Peppe De Cristoforo, e poi andremo alla presentazione del libro di Vandana. Prego, grazie. Grazie, grazie a Gianfranco per l'invito, e fatemi anche ringraziare il professore amico Giacomo Di Gennaro, insomma, che tra i suoi innumerevoli impegni didattici, accademici e anima anche, diciamo, della terza missione, insomma, è qui con noi e volentieri accettato l'invito. Per stare nei tempi, solo alcune questioni, insomma, che sottopongo, diciamo, alla vostra attenzione e anche a quella di Giacomo, naturalmente in maniera molto schematica, insomma. Il primo, capitalismo criminale, di cui Patalano, ma anche lo stesso Giacomo, insomma, ci ha messo testa. Che cosa sta accadendo al capitalismo mondiale, insomma, l'economia finanziarizzata, l'aumento delle disuguaglianze, l'aumento delle povertà? Come dire, si sono impoveriti molti e arricchiti in pochi, insomma. Noi ci troviamo di fronte a un capitalismo clientelare, a reti di clientelismo, lobby, speculazioni, avidità, scelte di posizioni di rendita, e tutto questo facilitano le mafie. E il crimine organizzato non può essere riduttivamente considerato come un corpo estraneo, ma diventa, diciamo, l'espressione di una particolare formazione sociale nell'ambito del modo di produzione capitalistico, in grado di generare propri processi di accumulazione, di produzione, di distribuzione della ricchezza, a cui si aggiungono anche meccanismi di consenso sociale e politico. Ecco, questa particolare formazione sociale, che può essere definita capitalismo criminale, non si caratterizza soltanto come un aspetto separato, isolato, no? Ma intreccia rapporti con il cosiddetto settore legale dell'economia, inserendosi nel tessuto sociale e produttivo e finendo in alcuni casi a non distinguersi più da esso. Quindi un capitalismo criminale che ha attraversato il capitalismo finanziario, il capitalismo clientelare, che hanno facilitato, a partire dal controllo delle mafie, delle attività criminali, la gestione delle risorse economiche che riciclano nel mercato, insomma. Quindi ci troviamo di fronte a una mimetizzazione della natura di questi soldi, e si indone l'esempio tipico di capitalismo criminale. Quindi, quando parliamo di mafie, noi dobbiamo avere una visione olistica, studiarle con un approccio transdisciplinare, proprio perché ci troviamo di fronte a una strutturale presenza delle mafie nel capitalismo mondiale. Seconda considerazione, molto breve. Le mafie che cambiano. Le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono di ostacolo allo sviluppo, togliono e non danno lavoro, inquinano l'economia, e in alcuni casi la criminalità mafiosa agisce da parassita, come negli Stati Uniti, nel Nord Italia, nella Germania, in altri casi invece, come in Sicilia, Calabria, Campania, impedisce il compersi della modernizzazione. Quindi le mafie hanno mostrato livelli straordinari di dinamismo, di adattabilità al nuovo, e hanno dimostrato di adeguarsi a cambiamenti sociali, economici, politici, ma sempre in continuità con se stesse. Come dire, arcaico e innovazione. Le mafie sono diventate liquide e interagiscono con il contesto sociale, politico, istituzionale, e si configurano come parte di classe dominante. Il mio amico Umberto Santino
parla di transcultura per cogliere la complessità di comportamenti di mafiosi ad essi collegati, è un percorso trasversale che raccoglie elementi di varie culture dove vivono aspetti arcaici come la signoria territoriale e aspetti modernissimi come le attività finanziarie. Quindi le mafie colgono e intrecciano elementi di continuità e trasformazione, fedeltà alle radici ed elasticità nella sua capacità di adattamento ai mutamenti in corso. L'esempio più evidente è la figura di Bernardo Provenzano, da giovane killer con Luciano Liggio, stragista con Totò Riina, è stato, prima di essere catturato, l'uomo dell'inabissamento e della mediazione. Le mafie sparano di meno, hanno posato temporaneamente la pistola sul tavolo, usano altre modalità per imporsi, meno violenze, più strumenti sofisticati. Guardate, è molto più difficile raccontare la mafia rispetto ai delitti, al racket, all'esplosione, ai colpi di pistola contro i negozi e alle stese, perché ormai la violenza è residuale, siamo oltre all'infiltrazione, la strategia è penetrare e dominare l'economia, e questa difficoltà a raccontare le mafie per renderle riconoscibili è molto più pericolosa dello stesso fatto di sangue. Non riuscire a raccontare, a riconoscere le mafie, beh, si fa il gioco del silenzio e delle mafie stesse. E le mafie più avranno strumenti sofisticati e più sarà difficile comunicare, più sarà difficile far arrivare le notizie a molte, non a pochi, e quindi a diffondere coscienze e impegno. Ultima considerazione, anche sui beni confiscati alle mafie credo che bisogna compiere un salto. Non basta confiscare i beni alle mafie, occorre valorizzare l'uso sociale. Certo che è molto importante confiscare i beni, ma è prezioso il riutilizzo sociale, anche perché le mafie sono in continua evoluzione e si adattano ai tempi per fare in modo che i beni confiscati, che rappresentano una risorsa importante, ritornano nel loro possesso. Purtroppo, come sostiene il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Bruno Corda, oltre il 50% dei beni confiscati è oggi destinato ma non utilizzato, mentre il 60% delle aziende confiscate sono gusci vuoti. E quindi occorre un cambiamento. Non basta togliere i beni alle mafie, noi dobbiamo produrre sviluppo sostenibile e lavoro pulito che dà dignità alle persone. E dobbiamo mettere in campo processi virtuosi di economia sociale e innovazione, di cittadinanza responsabile e cultura. Questa è la sfida. E bisogna riconvertire lo Stato, la politica su questa priorità. Andare pertanto oltre l'elemento sanzionatorio e fare in modo che lo Stato abbia, come dire, una vocazione pragmatica e conveniente per trasformare la sanzione, che cosa? In un progetto collettivo di opportunità, di azioni concrete e di sviluppo per la comunità. Qual è il modello economico? Come rilanciare l'agricoltura sociale? Quale piano strategico di riutilizzo sociale dei beni? Quale valore sociale delle aziende non solo produttivo? Purtroppo, ahimè, ai noi, non solo la politica non c'è su questo asse strategico, ma ancora una volta, bisogna dirlo con grande amarezza, la lotta alla mafia, alle mafie, non è ancora la priorità, né è pure per questo governo. Bene, Giacomo, a te la parola. Grazie a Leandro, grazie a Nappi per questo invito. E tu hai messo, come dire, tutta una serie di questioni al centro della riflessione, che è chiaro che ci sono delle connessioni fra le questioni che hai posto, ma anche rispetto al tempo che ho non lo so se riesco a rispondere a tutte. Anche perché devo dire che proprio le riflessioni che faceva prima Roberto Esposito, anche quelle di Vita prima,
sono, diciamo, riflessioni che inevitabilmente ci riportano a questo tema delle mafie. Penso per esempio a come le mafie utilizzano il mondo del web. Ormai tutto il riciclaggio, cioè buona parte del riciclaggio, passa attraverso la moneta digitale, le criptovalute. C'è un mondo finanziario poroso che le mafie utilizzano in un'alleanza fortissima con segmenti professionali. Questo lo sappiamo benissimo, basta leggersi costantemente le relazioni della DIA, della Direzione Nazionale Antimafia, leggersi le ordinanze di custodia cautelare a seguito di investigazioni. E poi c'è anche un altro aspetto sul quale bisogna stare molto attenti, cioè noi dobbiamo smetterla di parlare di mafia in generale, perché diamo delle mafie un'idea, secondo me, molto astratta. Qual è la forza delle mafie? Specialmente che cosa è accaduto nel nostro paese prima del 1992 e dopo il 1992, cioè prima delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e dopo le stragi di Via Capaci, di Capaci e Via D'Amelio. Queste sono, a mio avviso, due snodi storici che in qualche modo sono comparabili a ciò che è successo allorquando si è dato vita a un processo di emancipazione durante il Risorgimento e durante la Resistenza. Noi dopo il 92 abbiamo avuto un fortissimo, maturo e anche tutt'oggi direi movimento antimafia che prima non c'era e che oggettivamente è stato e permane un movimento che garantisce anche il flusso semantico di un discorso che unisce il paese, perché in qualche modo individua un nemico molto chiaro. È un nemico che adesso è più difficile da intercettare. Prima del 92, ad esito, tra l'altro, dobbiamo anche dirlo, è in giro in questi giorni un libro molto interessante che vi invito pian piano a leggerlo, di un collega che è stato vicinissimo a Falcone, Pino Arlacchi, che ha svolto dei ruoli nel retroscena ma molto importanti e che ha dimostrato e dimostra come, se non ci fosse stata quella sensibilità di Rocco Chinnici, di Falcone, di La Torre, che costituirono il primo team. Siamo negli anni 70, per capire la mafia e per provvedere ad attrezzare gli strumenti normativi più adeguati per sconfiggere la mafia, se non ci fosse stato questo passaggio, cioè il passaggio del rapporto tra mondo della ricerca e mondo della politica, della giustizia. Lo voglio dire perché, come dire, io che lavoro nella università e che faccio ricerca, faccio molta fatica e trovo davvero incomprensibile che dopo queste oggettive esperienze che hanno dimostrato l'efficacia di certe best practice, di buone pratiche, di certi percorsi, ancora oggi il mondo della politica, il mondo della pubblica amministrazione, il mondo dell'imprenditoria è, come dire, molto chiuso, direi anche quasi avverso alla ricerca. E perché allora richiamo questo fatto? Perché, per esempio, quella stagione fu importante per capire che cosa? Il passaggio dalla mafia rurale alla mafia imprenditrice. Per capire cioè che ormai negli anni 70, in Sicilia e in Calabria,
ci si trovava già di fronte a una mafia imprenditrice. E quindi gli strumenti che bisognava adottare dopo la morte di La Torre, lo sapete tutti, ovviamente fu finalmente dato seguito alla normativa che riguardava per esempio la confisca dei beni, no? Tanto per capirci. Quel passaggio fu importante perché si capì che non solo la mafia si adattava alle trasformazioni sociali ed economiche innanzitutto, ma addirittura le cavalcava, le governava, le orientava, le anticipava. E questo è un altro dei punti dolens. Perché oggi parliamo di capitalismo criminale? Cioè, perché ci troviamo di fronte ad un inquinamento così forte dell'economia legale al punto tale che l'intreccio tra le attività illegali e quelle legali non si sa dove finiscono. Ma perché? Perché le mafie si muovono con una velocità che non è la velocità del mondo della politica, che non è la velocità neanche del mondo accademico, che non è la velocità che invece potrebbe essere oggettivamente in qualche modo, come dire, contrastata se per esempio si lavorasse con quel modello iniziale con il quale Rocco Chinnici, Falcone, La Torre, Pino Arlacchi cominciarono a lavorare. Modello fatto di che cosa? Analisi, approfondimento, studio, policy giudiziaria, policy di sicurezza, policy di contrasto. E invece noi abbiamo ancora oggi, nonostante, direi quasi, se pensiamo all'origine delle mafie, no? Anche qui all'origine della camorra e al modo con il quale si contrastano, dobbiamo parlare di quasi due secoli. E quindi questo modello non è stato ancora fatto proprio in maniera sinergica dalle istituzioni. E cioè mi spiace dirlo, ma in questo caso non è stato fatto proprio neanche dallo Stato. Io sono d'accordo che le istituzioni non vanno identificate con lo Stato, ma sono un'espressione dello Stato. La pubblica amministrazione esprime il rapporto che il cittadino ha con lo Stato. Se il cittadino per ottenere un servizio, se per ottenere qualcosa, deve pagare, anche se in piccola dimensione, ha dello Stato un volto solo ed esclusivamente negativo. Quindi la prima grande questione è che il capitalismo criminale, nella sua versione specialmente della utilizzazione del processo di finanziarizzazione dell'economia, si è, come dire, consolidato, e oggi non è un caso che usiamo questa dizione, perché di fatto il mondo della politica non ha capito profondamente la forza, la potenza, la capacità penetrativa delle mani. Ma di quali mafie? Certo, voi mi direste, ma Andreotti è stato poi condannato per associazione mafiosa. E certo, ma a fronte di Andreotti quanti invece non sono stati condannati? Cioè il classico rapporto che tra l'altro poi sta venendo fuori, adesso vedremo quanto sia fondato o meno, quante delle ipotesi già vecchie, perché quello che sta venendo fuori non è una cosa che non si sapeva, cioè il rapporto tra la mafia, cosa nostra, e apparati, singoli, soggetti che nei ruoli, nei grandi dello Stato hanno svolto funzioni di cointeressenza, anticipando la distruzione e consentendo la distruzione di figure e di processi di contrasto alla mafia. Quindi questi ritardi li scontiamo ancora oggi.
Un secondo aspetto importante che vorrei mettere in risalto è che a fronte di questi ritardi c'è appunto il processo di differenziazione interna alle mafie. Cioè questo è un punto sul quale spesso, come dire, non si coglie. Perché appunto abbiamo l'impressione che le mafie o sono qualcosa di intangibile oppure sono qualcosa di talmente concreto che si identificano con il piccolo boss di quartiere, con il piccolo clan che vive di attività predatorie, eccetera. E invece, come dire, è l'uno e l'altro. E tra l'altro i primi si servono molto dei secondi, così come nelle fasce intermedie delle grandi aggregazioni, qui potrei fare citare grossi clan, pensiamo ai Mazzarella, molte attività vengono esternalizzate, non vengono fatte più in prima persona, cioè ci si serve esattamente del gruppo territoriale che con una dimensione diciamo più militare è disposto ovviamente a fare determinate attività. I Mazzarella non fanno le estorsioni in prima persona, la fanno fare agli altri e si prendono le percentuali. I Mazzarella ormai investono nel mondo del capitalismo, inquinando il capitalismo, cioè i Mazzarella sono stati insieme a Ricciardi i primi che hanno subodorato il vantaggio della caduta del muro di Berlino, tanto per capirci. E quindi, e questa la dice lunga sulla capacità delle mafie, o comunque sulla capacità che molti gruppi organizzati di dimensione più nazionale e globale, pensate per esempio ai casalesi, che ancora oggi hanno una forza enorme. Non c'è, se voi andate sul litorale adriatico della Romagna, ancora oggi si fanno investigazioni e viene fuori che i casalesi hanno investito e sono proprietari di alberghi, di attività economiche, eccetera, eccetera. Non parliamo della Spagna, la Costa del Sole è stata tutta costruita. Adesso io non posso fare la citazione di tutti, no? Il tempo è, vorrei fare anche io come ha fatto il professore Esposito, diciamo, dei ragionamenti un po' a flash dando una chiave di lettura, no? E quindi è evidente che se noi, guardate, insomma io, Leandro lo sa, forse molti di voi non mi conoscono, quando sono stato diciamo promotore nel 2008-2009 della prima grossa ricerca fatta in Campania per stimare il costo dell'estorsione, ne parlavo all'epoca con Franco Roberti che è oggi il vostro eurodeputato, e mettemmo assieme un po' di esperienze, no? E dicevo guardate che qui c'è una questione che se non viene aggredita, affrontata, modificando anche il modello di contrasto, e questa è una questione che resterà per i prossimi 50 anni, 150 anni, insomma, no? E ecco, per esempio, allora riuscimmo a capire, e lo facemmo grazie alla ricerca, che nel frattempo era modificata completamente l'attività estorsiva, cioè non c'era più il classico pizzo, tanto per capirci. Ormai già si erano date una versione molto imprenditoriale legata alla imposizione di prodotti, di beni, no? E molti dei funzionari della polizia, mi ricordo, dei carabinieri, eccetera, restarono basiti di fronte a queste realtà, per cui cominciarono a fare investigazioni insieme alla Guardia di Finanza per vedere, scusate, ma fatemi vedere questa bolla di accompagnamento del caffè da dove viene, la quantità eccetera eccetera, no? Giusto per farvi capire come si modificano, no? Anche le attività investigative e necessariamente poi si modificano le norme per contrastarle in ragione esattamente di questa attività. Cioè ritorno su questo modello perché lo ritengo molto importante. Il problema qual è? È che appunto diciamo è difficile che l'alta finanza apra le porte e ti dica no, questo è ovvio, e quindi questo richiede tempi molto più lunghi,
quando noi facciamo a supporto dell'attività della Guardia di Finanza una serie di investigazioni sul riciclaggio oppure sull'uso delle criptovalute, non solo nel dark web, qui parliamo proprio del web, lì c'è poco da fare, prima di tutto i tempi sono lunghi, i permessi eccetera eccetera, e ci troviamo di fronte a situazioni che già riguardano un anno, due anni prima, giusto per capirci. Allora, qui c'è un problema grosso, e cioè le mafie utilizzano le crisi e si rafforzano grazie alle crisi. Voi non avete idea quanta corruzione, per quello che siamo riusciti a intercettare, forse Leandro non l'ha detto, ma io curo un rapporto ogni due anni sulla criminalità nelle aree metropolitane, in open access, quindi se andate su fedoapressunina.it li potete scaricare, ne abbiamo fatti tre, l'ultimo è proprio sulla corruzione. E, ecco, non avete idea, per quel poco che siamo riusciti noi a intercettare, perché poi qui c'è tutto il tema, no? Del sommerso e di quello che si riesce a intercettare. Quanta corruzione abbiamo intercettato durante la fase della pandemia, legata a volte anche non solo alla fornitura di mascherine, di prodotti sanitari, eccetera, ma a volte veramente legata alle cose più banali. Il che sta a dimostrare anche che cosa? Che ormai il livello della corruzione è diventata una modalità, diciamo, che taglia trasversalmente il sistema culturale dall'alto al basso, rendendo disponibili lì dove si può tutti, lo dico con molta sincerità. E qui in queste giornate berlingueriane mi avrebbe fatto molto piacere ragionare con Berlinguer, che fu il primo a porre la questione morale ed etica. Oh. Che cosa avrebbe fatto e avrebbe detto Berlinguer di fronte a queste grandi trasformazioni, di fronte alla corruzione di Stato, di fronte alla corruzione di apparati, di fronte alla corruzione della magistratura. E allora è chiaro che la lotta è impari. Oggi la mafia, le mafie, diciamo, Cosa Nostra ormai debellata, ma il volto nuovo della mafia, per esempio, siciliana, è la stessa 'ndrangheta. L''ndrangheta è poco propensa a utilizzare la violenza fisica con le stragi. Lo ha fatto, certo, anche la 'ndrangheta lo ha fatto, ma l'ha fatto quando, prima del 92. Lo ha fatto quando l'uso della violenza necessitava, prima di tutto perché c'era bisogno di ricomporre gli equilibri territoriali. E poi lo ha fatto perché la mafia, la 'ndrangheta, aveva la necessità di farsi riconoscere come organizzazione mafiosa a livello mondiale. Oggi la 'ndrangheta è l'interlocutore privilegiato dei narcotrafficanti, compra la droga e non ha necessità di pagare subito. E i migliori narcotrafficanti sanno che pagheranno, perché è un circuito funzionale reciproco dove i patti si rispettano ed è reciprocamente vantaggioso rispettare quei patti. La 'ndrangheta oggi, proprio perché Cosa Nostra ha subito enormi sconfitte, è la mafia più potente, ma non sottovalutiamo né i casalesi né le organizzazioni di Camorra, che, diciamo, abbiamo l'impressione che mantengano solo quel volto arcaico e violento in questo contesto. Perché? Perché c'è una densità di gruppi e perché non c'è una storia strutturata, gerarchica, di controllo apicale come ce l'ha avuta Cosa Nostra e come ce l'ha la 'ndrangheta. Ma sarebbe un errore pensare che questa costituisce una modalità organizzativa che rende la camorra, o le camorre se volete, deboli. Perché infatti
dovunque vado mi si viene fatta sempre una domanda, dice, ma perché la camorra non ha fatto grandi stragi come invece ha fatto la mafia? E io dico sempre, a parte il fatto che non è vero, perché ha ucciso anche, no? La camorra, politici, commissari, no? E, ma perché? Perché la camorra ovviamente non ha mai avuto la necessità di alzare il livello dello scontro. Anzi, il caso Cirillo ha sempre dimostrato la capacità della camorra di saper talmente dialogare col mondo politico da riuscire a soddisfare le esigenze del mondo politico. No? Quindi, e poi perché sostanzialmente il potere, la forza organizzatrice, data proprio quella dimensione un po' più frantumata, la camorra non l'ha mai avuto. Cioè mettere le bombe sotto il viadotto di Capaci, adesso se c'è o non ci sono stati i servizi segreti non ha importanza, ma richiede una rete e delle collaborazioni che Cosa Nostra aveva. Questo non significa che i casalesi non siano capaci di, e che i Licciardi oppure i Contini o i Mazzarella non siano capaci, ma non hanno mai, diciamo, individuato nella strategia delle stragi la strategia vincente. Perché di fatto, e non è un caso che all'interno della camorra il numero di collaboratori è il più alto in assoluto, perché se c'è una cosa che limita i gruppi di camorra è la reciproca diffidenza. Reciproca diffidenza. Cioè è difficile che ci si fida l'uno dell'altro. Si collabora, ma è difficile. E perché? Proprio perché il modello organizzativo lo impedisce. E allora ecco perché dentro questo modello organizzativo le mafie napoletane, la camorra napoletana, mantiene ancora questo volto arcaico, che è quello poi violento, che aggrega facilmente per esigenze di riconoscibilità, di costruzione della reputazione sociale, i minori, i giovani, i ragazzi. Specialmente quelli che la scuola non la frequenta, che vivono in quartieri degradati, dove c'è ovviamente, diciamo, un peso forte nel quotidiano della violenza quotidiana, usata come risoluzione di tutte le dispute. Non so se sto rendendo l'idea. Quindi le mafie cambiano, certo che cambiano. Cambiano, e proprio il fatto che le mafie hanno capito molto tempo i grandi vantaggi del mondo del web, della rete, le mafie oggi fanno transitare sulla rete, diciamo, enormi quantità di scambi commerciali, ancorché enormi quantità di investimenti e di riciclaggio. Ed è difficile, infatti, diciamo, dare una misura. Io quando leggo il rapporto del centro X, non voglio citare così via, no? Corruzione, l'Italia paga 60 miliardi, vengono distratti. Mi domando sempre, come l'hanno calcolato? Noi abbiamo fatto uno studio rigoroso, con una metodologia rigorosa, su appena un numero molto limitato di sentenze lette dalla Corte dei Conti, un numero limitato di atti che riguardavano, diciamo, le organizzazioni criminali, cioè provenienti dalla Direzione Nazionale Antimafia, e quindi la corruzione aggravata dell'ex articolo 7, tanto per capirci. E infine a campione abbiamo preso solamente 3 corti di appello per studiare la corruzione, diciamo, nelle sue diverse forme. Abbiamo tirato fuori per un periodo ben preciso, una temporalità ben precisa, anche molto circoscritta,
qualcosa come 280 milioni di euro. Sono molti, sono pochi, ci aspettavamo di più, ci aspettavamo di meno. A fronte del volume dei dati raccolti, degli atti raccolti, eccetera, ragionando con Cafiero De Raho, con il Presidente della Corte dei Conti, con alcuni Presidenti di Corte d'Appello, dice: mamma mia, siamo un paese veramente molto corrotto. Io mi aspettavo molto di più. E quindi, come vedete, faccio questi esempi concreti, no? Per dire che anche stabilire il flusso finanziario e la forza finanziaria delle mafie, e poi di quali mafie? Voi lo sapete che adesso, a fronte delle armi che entrano in Ucraina, quasi il 30% vengono intercettati in accordo tra la mafia russa e la mafia ucraina. Lo sapevate questo? Cioè, e questo è venuto fuori da una serie di investigazioni appena chiuse, 30%. Allora poi ci lamentiamo che i carabinieri ci dicono, come l'altro giorno, no? Scandone, il comandante provinciale, dice: ma voi vi rendete conto che nei 5 mesi abbiamo sottratto 365 armi? Io ho detto: genera, io mi aspettavo molto di più, vuol dire che c'è qualcosa nell'investigazione che non va. In 5 mesi 365 armi diverse, non stiamo parlando solo di armi da sparo, eh? Cioè c'è un volume immane del mercato illegale connesso alle attività illegali che è qualcosa che noi neanche riusciamo a immaginare e che rende giorno dopo giorno i diversi livelli della mafia sempre più forti. Ecco perché ci troviamo di tanto in tanto con dei gruppi giovanili che si organizzano per appropriarsi di una piazza di spaccio o per appropriarsi di una strada su cui fare estorsioni. Perché ovviamente vengono percepite come attività economiche di alta redditività, dove il profitto è così immediato e sproporzionato rispetto a qualsiasi attività lavorativa che è conveniente. Allora ecco che, diciamo, atteso che vanno fatte e portate avanti le politiche di contrasto, dove per esempio l'utilizzo dei beni confiscati costituisce un aspetto importante delle policy, però il problema è quanto si è disposti a rendere più efficace ed effettiva la politica di valorizzazione dei beni. Io credo che tu abbia letto l'unica relazione, l'unico rapporto che c'è dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, l'unico in tantissimi anni, che finalmente ha fatto una valutazione d'impatto in alcune realtà del vantaggio dell'utilizzazione dei beni confiscati. E quei dati che tu dicevi, in alcune realtà, hanno solo ed esclusivamente confermato il fallimento dello Stato. In alcuni comuni del Casertano la gente dice inevitabilmente: l'impresa, quando c'erano i casalesi, funzionava, e se anche noi avevamo la consapevolezza che potevamo guadagnare di più, bene o male quel reddito ci garantiva. Ora, queste sono le cose sulle quali, diciamo, la lotta diventa così impari che le mafie ovviamente ne escono vincenti. Vi sembra possibile che noi abbiamo lanciato l'allarme pochi mesi prima del lockdown e abbiamo detto: guardate che se si va in questa direzione la prima cosa che la camorra farà è il welfare criminale, che consisterà nel offrire pane, pasta, alimenti, offrire soldi, non necessariamente a tassi usurai, non necessariamente a tassi usurai, ma servono esattamente perché attraverso questa modalità c'è tutta una rete di consenso e di protezione che si costruisce e che rafforza i gruppi criminali camorristici.
l'abbiamo detto in tutte le salse, abbiamo detto guardate bisogna subito mettere mano alla riforma della legge 108 del 96, l'articolo 14 e 15 non funziona, abbiamo fatto una serie di proposte, per fortuna la commissione antimafia alcune le ha acquisite nell'ultima relazione, ma vi sembra possibile che ci possiamo permettere, Cooperlo è andato via ma gliel'avrei detto volentieri, ci possiamo permettere il lusso di non avere ancora dopo mesi e mesi il commissario nazionale all'antiracket e antiusura? Con queste necessità? Faccio questi esempi perché le mafie diventano vincenti nella misura in cui quella disparità temporale di cui ho detto all'inizio permane costantemente. Cioè noi non ci possiamo permettere il lusso, per esempio adesso non ci possiamo permettere il lusso di tenere una procura senza un responsabile. E non possiamo aspettare che all'interno del CSM si mettano d'accordo rispetto alle correnti chi dovrà fare il prossimo procuratore a Napoli. Può sembrare banale le cose che io dico, no, e probabilmente lo sono, però guardate, se noi vogliamo fare, e non mi sembrava questa la sede, per fare ragionamenti alti, no, e perdere poi il contatto con la realtà, e allora noi se facciamo così perdiamo esattamente il rapporto tra gli effetti e le connessioni che la presenza delle mafie ai vari livelli produce sulla nostra vita quotidiana. Non so se ho reso l'idea. E allora ecco perché io denuncio un fatto importante, tu l'hai detto alla fine, cioè la politica oggi non si fa più interprete della lotta alle mafie. Per certi aspetti si può sembrare addirittura una sconfitta rispetto al sacrificio di Borsellino e Falcone. E di tanti altri, primo fra tutti La Torre, visto che ci troviamo, no? E quindi il problema è evidentemente questo permanente interesse a sconfiggere seriamente ai vari livelli, aggredendo fortissimamente, quindi risolvendo i problemi che riguardano il reclutamento dei magistrati, ampliando la base delle procure, aumentando il numero degli addetti alla polizia giudiziaria. Potrei fare un elenco attraverso il quale si rende esplicito e visibile allora la volontà concreta, per non parlare del Parlamento, cioè della necessità che oggi noi abbiamo di mettere mano a una serie di riforme concrete. Noi dopo il 7 faremo un grosso convegno nel mio dipartimento sulle interdittive antimafia, che è uno strumento che è stato salutato a suo tempo in maniera positiva, è giusto che sia così, ma oggi le interdittive antimafia vengono utilizzate in maniera spuntata, perché ad esito della necessità di fare investigazioni approfondite si utilizzano più le interdittive antimafia generiche che quelle speciali. Non so se rendo l'idea. E quindi tu hai alla fine su un territorio un'impresa, un imprenditore che è stato colpito, poi magari si scopre dopo tempo che non c'entra niente e in pratica nel frattempo il danno è stato fatto. Capite? Ecco. È su queste cose concrete che bisogna costruire la politica di contrasto alle diverse mafie. Tenendo presente appunto che essendo livelli diversi bisogna attrezzarsi, come capì bene Falcone, e perché poi nel 2000, solo nel 2000 si è fatto a Palermo il primo protocollo internazionale, 124 paesi. Perché Falcone capì che ormai il livello di organizzazione delle mafie era transnazionale, l'aveva capito. E Pino Arlacchi
si è mobilitato come a suo tempo vice segretario dell'ONU proprio per organizzare a Palermo questo che era il progetto di Falcone. E questo, dimmi tu se siamo ai limiti o dobbiamo chiudere, ma questo per capire, no, che c'è un disegno forte, strategico, che va portato avanti. Se voi pensate che la Procura Europea Antimafia è stata fatta dopo la bellezza di 9 anni di dibattito, l'anno scorso, giugno del 2021, 9 anni di dibattito, ma ci possiamo noi permettere il lusso di fare 9 anni di dibattito per costituire uno strumento porti in equilibrio e, come dire, in simmetria la normativa antimafia a livello europeo? Ce lo possiamo permettere? Quando, se voi parlate con qualsiasi magistrato e dice: guarda, io solamente per fare un'indagine in Spagna ci impiego 2 anni. È evidente che noi questi lussi non ce li possiamo permettere. Allora ecco, il problema è le mafie. Le vogliamo combattere seriamente o no? Io ho l'impressione che, date quelle connessioni, che purtroppo la porosità del mondo politico, specialmente i livelli locali, intermedi, ma purtroppo, ahimè, come alcuni casi nazionali hanno dimostrato, anche a livello nazionale, ho l'impressione che la volontà di combattere le mafie non c'è. E come giustamente diceva già Falcone, la mafia sarà sconfitta se lo Stato vorrà sconfiggere. Il giorno in cui lo Stato vorrà sconfiggere, le mafie saranno sconfitte, perlomeno ridotte ad un livello di organizzazione criminale e non a un livello di organizzazione criminale mafiosa. Bene, grazie Giacomo, siamo stati nei tempi, sostanzialmente abbiamo solo preso abbiamo rispettato i tempi. Dobbiamo, come dire, intrecciare il bisogno del pensare con la cultura del fare per quanto riguarda noi cittadini, società civile, che anche noi facciamo parte dello Stato. Non dobbiamo essere cittadini a intermittenza, diciamo, no? Non dobbiamo vivere nella democrazia emotiva, ma dobbiamo sporcarci le mani in modo pulito, perché le mafie si combattono nella quotidianità. Grazie Giacomo. Allora, buonasera a tutti, prendo io il microfono perché Gianfranco si è allontanato un attimo e invito il professor Leone e Peppe De Cristofaro con me. Concludiamo questa seconda sessione di oggi di Berlingueriana. Lo facciamo assieme al professor Diaspro, che non può essere qui con noi presente, e vedremo un suo intervento video tra pochissimo, con il professor Ugo Leone, professore ordinario di politica dell'ambiente alla Federico II, nonché presidente del Parco Nazionale del Vesuvio e noto collaboratore di Striscia Rossa, e con Peppe De Cristofaro, che è membro della direzione nazionale di Sinistra Italiana, e già senatore e sottosegretario al MIUR per il governo Conte II. Parliamo in questa sessione di conoscenza e lo facciamo ricordando, come avrete letto dal programma, Pietro Greco, che è scomparso nel dicembre 2020. Pietro è stato un uomo di scienza, un chimico, un giornalista scientifico che ha collaborato con l'Unità oltre che con Striscia Rossa, divulgatore scientifico e tra i membri fondatori di Città della Scienza. È stata una persona eccezionale, una personalità eccezionale, tra i divulgatori scientifici sicuramente più amati in Italia, un uomo che si è dedicato alla diffusione della conoscenza basata sulla conoscenza stessa. E proprio negli ultimi mesi di vita, quindi nel secondo semestre del 2020, sono stati pubblicati i suoi ultimi volumi, tra cui Homo,
Arte e Scienza, un testo in cui lui riflette sul legame indissolubile tra evoluzione scientifica ed evoluzione artistica di Homo sapiens. Ecco, il momento storico che noi viviamo, che attraversiamo, è caratterizzato dalla più grande rivoluzione scientifica e tecnologica della storia dell'umanità. Una fase di transizione inedita nella storia dell'uomo che richiederebbe un pensiero all'altezza della formulazione di una teoria altrettanto inedita. D'altra parte, quello che noi chiamiamo sviluppo scientifico e tecnologico non è altro che lo sviluppo delle forze produttive, no? E pertanto non può non impattare sulla vita di ciascuna delle classi che compongono la società. Quella che si prefigura quindi è una rivoluzione non soltanto tecnica, scientifica, ma culturale, che è in grado di ridisegnare i confini della conoscenza. Laddove si modifica il rapporto fra uomo e natura, si modifica la modalità del lavoro e chiaramente un tale cambiamento ha una portata epocale, per quanto mi permetto di dire poco sia stato visto dalla classe dirigente a cui fa riferimento poi la classe che subisce questi cambiamenti, che è quella dei lavoratori. Prima di passare la parola al professor Diaspro, appunto virtualmente, vorrei introdurre l'oggetto della sua discussione facendo una piccola digressione, diciamo da biochimica, una piccola deformazione professionale. Vorrei ricordare che l'anno prossimo, 2023, ricorre il settantenario dalla pubblicazione di un articolo scientifico che ha cambiato la storia dell'uomo, che è l'articolo in cui Watson e Crick scoprirono letteralmente il DNA. DNA oggi è una parola che sentiamo tutti i giorni al telegiornale. Solo 70 anni fa non avevamo idea di cosa fosse e di quale fosse la base, il meccanismo base della vita. Oggi non solo siamo stati in grado di sequenziare l'intero genoma umano, quindi di conoscere pezzo per pezzo come funziona e quali sono i meccanismi di base delle malattie, ad esempio, ma anche dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, ma siamo in grado di modificare quel genoma. Ed è chiaro che un tale livello di progresso porta con sé conseguenze enormi che coinvolgono l'intera società, legate ad esempio all'etica e alla bioetica. Ma se è vero che ci troviamo di fronte a una rivoluzione, la questione si complica perché affrontiamo un terreno completamente nuovo con dei mezzi che ormai sono obsoleti, quali l'etica di cui oggi disponiamo. Ecco, lasciamo la parola al professor Diaspro, che ci parla proprio di etica nella scienza. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per questo invito alla Berlingueriana, dove ho pensato di portare, diciamo, un intervento che legasse la questione morale trattata da Enrico Berlinguer e la libertà della scienza, o la scienza, argomento, diciamo, caro in termini di comunicazione a Pietro Greco. In questa, diciamo, unione, nel ricordo di Pietro Greco, effettivamente mi preme sottolineare un termine che Pietro usava quando si riferiva alla comunicazione, osmosi. Osmosi tra quella che riteneva essere la rivoluzione scientifica, la rivoluzione artistica. Osmosi era il termine che usava per dire come la comunicazione debba essere in grado di unirle in modo serio. In modo serio, e qui è il richiamo proprio alla questione morale trattata da Berlinguer, dove quando gli viene chiesto che cosa si intende per serio, intende un vero approfondimento, quel vero approfondimento che cerca di scalare su quali sono i rapporti tra quello che sta avvenendo e la situazione corrente, sia nella società che nella scienza, ovvero nella ricerca scientifica che ne è parte. E allora, proprio nel ricordo e nell'idea di Pietro Greco, ma unita a quella che è stata la questione morale introdotta da Enrico Berlinguer come un lampo, no? Come una vera rivoluzione nella politica, vorrei ricordare una considerazione che aveva fatto Antonio Gramsci molti anni fa e che riguarda proprio la scienza. Cioè, ciò che interessa la scienza è l'uomo
che elabora i suoi metodi di ricerca, che rettifica continuamente i suoi strumenti materiali, che rafforzano gli organi sensori e gli strumenti logici, incluse le matematiche, di discriminazione e di accertamento, cioè la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà con la mediazione della tecnologia. Questo scriveva nel suo quaderno numero 11. Ecco, credo che sia importante partire da qui per sottolineare quello che Pietro ha sottolineato molte volte e che è declinabile anche attraverso le parole di Enrico Berlinguer quando parla di questione morale. La conoscenza è libertà. Allora, l'idea di collegare la questione morale con questo concetto di libertà in realtà viene proprio dalla lettura di un testo di Pietro Greco che si intitola L'idea pericolosa di Galilei. L'idea pericolosa di Galilei è un libro veramente molto importante, un libro che considererei un testo da formazione. Ma qual è l'idea pericolosa di Galilei? Perché Galilei è così importante in questo rapporto che ci può essere tra appunto la questione morale e il concetto di libertà? Beh, perché Galilei attua una grandissima rivoluzione. Galilei attua un passaggio che fa diventare la scienza nuova scienza. E questo non è solo in relazione al metodo sperimentale di Galilei. Questa è in relazione a quello che lui è riuscito a compiere quando ha realizzato un libretto di poche pagine che si intitola Sidereus Nuncius, Annunci astrali. Galilei, nello scrivere quel libretto, anzi, nell'iniziare le osservazioni che sono alla base del metodo sperimentale per scrivere quel libro, attua la prima vera rivoluzione nella scienza in termini di libertà. Sì, perché Galilei si libera e libera gli altri da dei pregiudizi. La Luna, prima dell'osservazione di Galilei, osservazione che Galilei compie modificando un cannocchiale, Galilei introduce un piccolo diaframma, non è un grandissimo ottico Galilei, così come non è un grande matematico, sa molto bene trattare le proporzioni e fare considerazioni relative, ma è con questi piccoli aggiustamenti, con queste piccoli passi avanti che riesce a fare qualcosa appunto di grande. Cosa fa Galilei con quel cannocchiale? Che cosa della sua epoca sbaraglia? Sbaraglia il preconcetto che la Luna fosse liscia e incorruttibile. Galilei lo osserva e riporta la sua osservazione. La Luna non è affatto liscia e incorruttibile. La Luna e i suoi crateri, quelli che riusciremo a vedere anni dopo, con strumentazione molto più avanzata. La Luna è quella sulla quale l'uomo riesce ad arrivare, dimostrando di potervi vivere e di poterla esplorare così come la Terra, così come forse avverrà per Marte. È un'idea di libertà, è un'idea di andare oltre quella che è la possibilità attuale di condurre la propria esistenza. Ma torniamo per un attimo al Sidereus Nuncius. Nel Sidereus Nuncius Galilei per un certo numero di giorni osserva il cielo stellato e annota tutto quello che vede, lo interpreta e compie appunto quella rivoluzione della quale parla Pietro Greco. È una rivoluzione comparabile all'avere portato l'idea della questione morale, una questione, diciamo, sottolineata da un aspetto etico, ma che non prescinde da una situazione di preconcetti d'epoca, averla portata a tutti. Eh sì, perché l'idea pericolosa di Galilei
sta nel osservare, interpretare e comunicare. Galilei osserva perché ha la conoscenza, quella conoscenza che gli dà la libertà di puntare il suo cannocchiale. Interpreta e ha quindi quella conoscenza che gli permette di esporre in un modo serio, come direbbe Enrico Berlinguer, quello che sta osservando. Grazie agli approfondimenti che aveva, Galilei conosce Copernico, Galilei vive in un periodo in cui viene dato in mano alle persone un modello dell'universo, che Plero è in grado di descrivere come è fatto l'universo. Certo, Keplero rimarrà ancora un po' imbrigliato da quelle che sono le convenzioni dell'epoca e da quelle che sono le sue proprie idee. Userà le figure platoniche perfette, che non gli permetteranno quindi di portare a termine, diciamo, la realizzazione di un universo così com'è. Ma Galilei conosce anche questo. E poi comunica. Comunica e lo fa in latino grossolano. E lui giustifica, diciamo, questa cosa, anzi sottolinea questo aspetto dicendo perché lo devono capire tutti. Ecco, questo lo devono capire tutti. Questo lo devono capire tutti riaggancia all'idea della questione morale, perché nella questione morale viene sottolineato come aspetto deleterio quello della commistione tra la politica ed interessi economici, interessi privati, idee, diciamo, o preconcetti d'epoca. E allora la scienza si libera quando esce da tutto questo, e Galilei esce da tutto questo, perché prima di Galilei, che introduce la nuova scienza, le nuove scoperte erano discusse all'interno della casta, ne veniva valutato l'eventuale impatto sulla popolazione, se dirlo o non dirlo, venivano fatte, compiute, diciamo, quelle trattative che Enrico Berlinguer sottolinea inaccettabili. Ritorna in questa idea di libertà legata alla scienza un aspetto molto importante trattato proprio da Gramsci. Gramsci usa le parole del suo tempo e che sarebbe bene forse utilizzare ogni tanto anche oggi. Gramsci sostiene che la scienza è così importante che il proletariato se ne deve appropriare. E non se ne può appropriare usando quella che definisce la mera informazione. Se ne deve appropriare tenendo sempre in conto che l'informazione che riceve o alla quale, diciamo, accede deve essere legata a quell'idea di pericolosa che aveva Galilei e a tutta la comunicazione che ha svolto nella sua guida, nella sua vita, Pietro Greco, deve essere sempre legata, accompagnata, corredata dagli strumenti critici per farla diventare cultura. E questo è l'aspetto chiave, cultura. Spesso siamo tutti un po' colpevoli di questo. Quando parliamo di cultura ci riferiamo solo alla cultura umanistica, poi da parte mettiamo scienza, ma no, l'insieme è un insieme totale, c'è osmosi, come diceva Pietro Greco, tra arte, tutte le arti, la ricerca scientifica e poi anche quel trasferimento tecnologico che tende a democratizzare l'uso della scoperta. Beh, immaginate che oggi nell'era delle nanotecnologie, dove a differenza delle rivoluzioni passate le cose cambiano rapidamente, è possibile realizzare dei dispositivi con piccolissime quantità di materiali. Quali sono i giochi economici che stanno dietro al fatto che non si riesce a diffondere questa tecnologia ad un prezzo accessibile a tutti per poterla distribuire a tutti? Quali sono i grandi interessi e i grandi patti tra un potere economico e un tra virgolette potere politico che permette di continuare, diciamo, in questo, chiamiamolo, trend? Ecco, allora è per questo motivo
che credo sia importante legare la questione morale di Enrico Berlinguer alla libertà della scienza. Ma prima di chiudere con voi questa conversazione, vi vorrei riportare una parte di un dialogo riportato da Mario Luzzi nel libro di Ipazia, tra Sinesio e Ipazia, quando Sinesio dice: le superstizioni antiche e le nuove si intrecciano con interessi innocenti e subdoli e tutti sollevano la testa. Il prefetto domina poco il marasma e dicono sia sobillato dal vescovo. E Ipazia risponde: molte cose sono contro di noi, infatti, ma è nel fuoco che bisogna ardere. Niente si addice alla parola più che la temperatura del fuoco. Ti dirò che aspettavo questa prova, per quanto la parte debole di me la temesse e ancora vacilla. Non c'è ritirata possibile, Sinesio. Qualcuno ci ha dato ascolto, in molti hanno creduto nella forza redentrice della nostra voce di scienza e di ragione. Dobbiamo deflettere e lasciarli al loro disinganno? Sì, tranquillo, dice Ipazia, è forte. Sii te stesso, non guardare a me. Vivi secondo il tuo cuore fino in fondo questo momento e non indulgere ai ricordi. Ne abbiamo di stupendi, ma non valgono se non sapremo andare oltre. E questa, credo, anzi, posso affermare, è una porzione dell'insegnamento di Pietro Greco e dell'insegnamento di Enrico Berlinguer messi insieme in questa questione morale e libertà della scienza. Permettetemi di rubarvi forse un minuto proponendovi un filmato che fa capire quanto la libertà è conquistabile attraverso la scienza, la ricerca di base, la ricerca applicata, sul loro trasferimento tecnologico. Perché è libertà quando non possiamo fare qualcosa, quando siamo costretti a non fare qualcosa e la nuova scienza ci permette di farlo. Permettetemi quindi di offrirvi questo brevissimo filmato. What is technology? What can it do? When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over. How far can we go? By using your hands, you can actually control your x-ray. Technology has the power to unite us. Hang on, honey. Hang on. There he is. You see him? I can see him. It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed. Now I can do whatever I want. It gives hope to the hopeless. So you're the light in the past. You can hear me talking. And it has given voice to the voiceless. E allora era proprio in questo modo, è in questo modo che intendevo salutarvi e ringraziarvi ancora, nella speranza che possiamo tutti tornare a casa dopo questa berlingueriana con almeno una nuova idea. Ringraziamo ovviamente il professor Diaspro per questo contributo importantissimo alla discussione. E, professor Leone, un'altra delle conseguenze del cambiamento del rapporto tra uomo e natura è sicuramente l'impatto che la vita umana ha sull'ambiente. Con la questione ambientale viene utilizzata molto come slogan, l'ambiente viene utilizzato come slogan alla base di cambiamenti produttivi come l'avvento delle tecnologie green, di questo sviluppo sostenibile o ecocompatibile che in sé in qualche modo lega ancora una problematica essenziale come la tutela del pianeta al concetto di sviluppo e nega in qualche modo l'incompatibilità che esiste fra la tutela del nostro pianeta e il sistema capitalistico. Ribadisce ancora il dogma sviluppo uguale benessere e presuppone quindi una correlazione tra contabilità economica e contabilità ecologica. Io le chiedo, come spunto di riflessione, fino a che punto è possibile affrontare la questione ambientale su queste basi? Le dico subito che è doveroso arrivederci e grazie. No, per dare una risposta alla sua sacrosanta domanda, io sarò molto sintetico,
spero anche compendioso, perché faccio tesoro delle cose che ha detto il professore Diaspro, che sarebbero molto piaciute a Pietro, e quindi ritengo che il ricordo di Pietro, che ciascuno di noi ha dentro di sé in qualche modo particolare, sia in questo modo già ben espresso. Io voglio partire però da una parola, conoscenza, che è quella che ci lega in questa ultima sezione di stasera, per ricordare quello che Diaspro ricordava a sua volta di Galileo. Lo devono capire tutti, ecco, lo devono capire tutti. E la parola conoscenza è secondo me quella che più di ogni altra individua perfettamente l'itinerario di vita di Pietro Greco. Se poi questa parola, conoscenza, la modifichiamo appena appena un po' con una I e diciamo conoscenza, noi con questo neologismo ancora di più, per così dire, pittiamo quella parola. E quando poi a conoscenza ci aggiungiamo società, abbiamo completato, per così dire, l'itinerario che per Pietro è stato un modo di portare avanti per tantissimi, pochi anni, tantissimi della sua partecipazione, diciamo, in questi termini, alla divulgazione dei problemi della scienza rapportati alla società, per ricordare appunto quello che è l'appropriazione, perché sia l'appropriazione del proletariato, proletariato nel senso più ampio del termine. Allora, scienza, società, inserendo all'interno, per quanto più mi riguarda, ma per quanto perfettamente riguardava Pietro Greco, il concetto di ambiente. Il concetto di ambiente, ricordando che entra perfettamente nella scienza, perché contrariamente a quanto dice nel presentarsi un programma televisivo che amo moltissimo e che si chiama Leonardo e che quotidianamente va in onda sulla terza rete, questo programma si presenta così: Leonardo, telegiornale della scienza e dell'ambiente, come se scienza e ambiente fossero due cose distinte. No, l'ambiente entra perfettamente nella scienza e anche nella scienza umanistica, tant'è vero che io, che sono un umanista, ho potuto per 40 anni insegnare politica dell'ambiente. Se fosse stata una disciplina scientifica nel senso puro del termine, io avrei fatto un altro mestiere. Bene, allora, scienza e società e ambiente mi consentono di utilizzare due parole chiave riferite a due persone chiave, che sono Pietro Greco ed Enrico Berlinguer, ma con i quali condividevo affetti, ammirazione, eccetera, con Pietro, con una confessione, se così si può dire, che devo fare. Ed è che quando io penso ad ambiente e a Berlinguer, l'associo subito ad un'altra persona, che è Giovanni Berlinguer. Che è Giovanni Berlinguer, che più appropriatamente, diciamo così, ha portato nel PC e nei suoi derivati, senza che se ne accorgessero, o poco se ne sono accorti, il concetto di ambiente e di che cosa significa politica dell'ambiente anche all'interno delle fabbriche, dove è stato il primo e unico a considerare che nelle fabbriche il lavoro può anche far morire e far ammalare, una lunga diaspora con i sindacati dell'epoca. Bene, allora, che cosa c'entra allora che così Berlinguer, perché ne parlo? Perché c'entra Berlinguer? E c'entra, per quanto mi riguarda, con una lettura che secondo me interpreta molto bene quello che secondo me
e non secondo molti altri, deve essere il modo di intendere il concetto di ambiente. Mi riferisco a questo volumetto che, pubblicato dagli Editori Riuniti nel 1977, si intitola Austerità, occasione per trasformare l'Italia. In questo volumetto ci sono due conferenze, per così dire, che Berlinguer Enrico tenne, la prima il 15 gennaio del 1977 agli intellettuali a Roma e la seconda il 30 gennaio 1977 agli operai comunisti. Mi piace ricordare alcune cose perché sono significative di una data, 1977, da mettere opportunamente in relazione col presente, 2002, in tempo di guerra. Vi dico subito a che cosa mi riferisco. L'austerità, diceva Enrico, non è oggi un mero strumento di politica economica. Per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che, entrando in una crisi strutturale e di fondo, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l'esaltazione di particolarismi e dell'individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. Questo, tra l'altro, diceva agli intellettuali a Roma, aggiungendo che l'austerità può essere un'occasione per uno sviluppo economico e sociale nuovo, per un rigoroso risanamento dello Stato, per una profonda trasformazione dell'assetto della società, per la difesa ed espansione della democrazia. In una parola, come mezzo di giustizia e di liberazione dell'uomo e di tutte le sue energie oggi mortificate, disperse, sprecate. Altro che decrescita. Usare una terminologia, un concetto degli ultimi anni. Ma queste cose, dette agli intellettuali, potevano avere, per così dire, un certo riscontro. Ma come la mettiamo con gli operai? E allora, 15 giorni dopo, agli operai a Milano, agli operai comunisti, era più o meno sulla stessa linea, dicendo che l'austerità è un imperativo a cui oggi non si può sfuggire. È sì una necessità, ma può essere anche un'occasione per rinnovare, per trasformare l'Italia. L'austerità comporta restrizione di certe disponibilità a cui ci siamo abituati, rinuncia a certi vantaggi, ma noi siamo convinti che non è detto affatto che la sostituzione di certe abitudini attuali con altre più rigorose e non sperperatrici conduca ad un peggioramento della qualità e della umanità della vita. Una società più austera può essere una società più giusta, meno diseguale, realmente più libera, più democratica, più umana. Che c'entra questo? Qua, in tutto questo libretto, non c'è la parola ambiente, che peraltro fino a un mese fa non c'era nemmeno nella Costituzione, ma tutto quello che si può leggere e questo che ho estrapolato leggendolo a voi è quello che mi piace definire il trionfo dell'ecologia della politica, che è quello che conta. Vi ricordo che dicevo era il 1977, tre anni dopo la crisi internazionale delle fonti di energia, quello che ha comportato un po' dovunque, ma soprattutto in un paese come l'Italia, che di fonti primarie di energia non tiene niente, che è importatore e trasformatore di quelle che vengono dall'estero e che non si è mai data un piano energetico nazionale capace di dire sganciamoci un po' dalle dipendenze politiche da chi ce le deve vendere e non ce le vuole vendere magari se non a certe condizioni che non sono solo economiche ma anche politiche. Questo diceva del 1977, tre anni dopo quella crisi dalla quale non si era uscita. Noi, come sempre accade in Italia, quando c'è una crisi economica e politica, siamo sempre condizionati nella disponibilità di fonti di energia. Lo siamo ora, come ben sappiamo,
e non tanto perché non ci pigliamo quel poco di petrolio che viene dalla Russia, scusate, ma perché siamo dipendenti dal gas e lo siamo quasi in toto. Come fare? Come fare lo sappiamo come stiamo facendo, prendendone un poco qua e là, ma soprattutto dipendendone il più possibile dalla Russia che per altri versi vorremmo combattere. Dunque, dicevo e vado concludendo, l'ecologia della politica è quella sulla quale bisogna combattere, bisogna puntare, perché è quella che si può affrontare in modo vincente per la questione ambientale. Avete sentito che cosa diceva Roberto Esposito quando parlava di pandemia, crisi, catastrofe? Bene, come generalmente accade, non gliene faccio una colpa, ma in tutto questo discorso si trascura che noi viviamo una doppia pandemia. La pandemia del Covid-19, come la storia ci insegna, va a finire. Male che vada, come verosimilmente andrà, diventerà un'endemia. E in qualche modo, come facciamo con altre menie, sopravviviamo e conviviamo. Ma la pandemia climatica, che è quella che da anni, e non sappiamo per quanti anni, prevedibilmente per lunghissimi anni, comporterà una serie di rischi per l'umanità. Già ora li viviamo. Rapidamente vengono indicate aumento delle temperature, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello degli oceani, eventi estremi che sono quelli che caratterizzano il nostro presente e che non si possono guarire nella questione ambientale di cui fanno parte pregnante con qualche farmaco da endemia. No, assolutamente no. Noi dobbiamo tener conto della necessità di quella che definivo energia politica ecologica. Perché se a vincere, e questo vale per Pietro, vale per Enrico Berlinguer, se a vincere deve essere l'ecologia della politica, questo può avvenire solo se la scienza, nel suo rapporto con la società, diventa anche rigorosa comunicazione e conseguente corretta informazione delle caratteristiche delle due pandemie, soprattutto la seconda, e cioè delle cause e delle responsabilità della loro nascita e del loro rafforzamento, del ruolo importante che abbracciando con la scienza la politica a livello planetario come a livello locale può e deve svolgere per evitare il suicidio dell'umanità, cioè quella che da non pochi viene paventata come rischio della sesta estinzione di massa. Grazie professore, grazie mille. E, Peppe, prima di lasciarti la parola io vorrei riprendere una frase di Pietro Greco che fa un po'... riprende un po' anche il discorso sia del professor Leone che il primo discorso del professor Diaspro. Perché Pietro diceva che se vuoi diventare un buon giornalista scientifico devi avere delle basi. Devi studiare non una ma diverse scienze, un po' di matematica, un po' di fisica, un po' di chimica e anche ovviamente un po' di biologia, neuroscienze e quant'altro. Il che rimanda per me a due temi che ti lascio proprio come spunto. Il primo è sicuramente quello della divulgazione. Del giornalismo scientifico, che è un tema di grandissima attualità perché è esploso nel corso di questi due anni di emergenza pandemica, assieme a tutta un'altra serie di questioni del tardo capitalismo che da anni un po' giacevano impolverate sotto il tappeto. E, noi siamo stati e siamo quotidianamente travolti da una serie di informazioni che richiederebbero per la loro diffusione non soltanto la conoscenza da parte di chi le diffonde, ma anche un filtro, mentre invece in loro assenza si va a creare confusione e smarrimento in una larga fetta di popolazione che chiaramente non è addetta ai lavori e quindi piuttosto di attuare il lo devono capire tutti, si resta fermi in un lo devono sapere tutti ma senza capirci nulla. E parallelamente poi le parole di Pietro mi rimandano ad un altro punto chiave del processo di sviluppo che viviamo, che
chiaramente si sviluppa in egual misura in diversi settori scientifici e quindi porta ad una iperspecializzazione. Pertanto si arriva a un paradosso, per cui con l'aumentare della conoscenza se ne riduce la diffusione in favore di una visione quasi sommaria, ma non complessiva. E quindi sembra quasi che si navighi nella direzione contraria rispetto alla costruzione di una nuova teoretica generale. E io vorrei riflettere con te su questo tema, partendo dalla tua esperienza al Ministero e quindi soprattutto sul ruolo che la scuola e l'università devono avere in questo senso. Ti ringrazio Maria, ovviamente grazie a tutti, grazie a Gianfranco Nappi per aver organizzato questa bella, bellissima iniziativa di oggi. Io devo dire, condivido molto le cose che ha detto adesso Ugo Leone, che diceva Alberto Di Aspro nel suo intervento che abbiamo ascoltato, gli spunti di Maria. Io davvero penso che tutto dipenda dalla scuola, eh? E poi dico rapidamente, spero il più rapidamente possibile perché. E però penso anche, ed è credo il nodo, diciamo così, della questione che dobbiamo discutere, che stiamo discutendo stasera, che le cose che diceva Alberto Di Aspro, che diceva adesso Ugo Leone, che sono molto giuste, che io mi sento di condividere e di sottoscrivere, diciamo, ahimè, sono in totale contrasto però con quello che è accaduto nel corso degli ultimi 30 anni. E questa cosa è un problemino, diciamo, nel senso che l'indirizzo politico-culturale, che è stato largamente egemone all'interno di questo paese nel corso degli ultimi decenni, io penso che è andato invece in una direzione completamente diversa rispetto a quella che veniva adesso ricordata. E questo è un punto, penso, attorno al quale oggi dovremmo riflettere. Io devo dire, faccio parte di quelli, ma sono convinto di essere almeno qui in buonissima compagnia, che davvero credeva che la pandemia potesse essere, pur nella sua drammaticità, perlomeno un'occasione, no? Perché se ci pensate aveva perlomeno acceso i riflettori una volta tanto, no? Rispetto alle luci spente, drammaticamente spente, per decenni sul sistema formativo di questo paese, sulla scuola, sull'università, sulla ricerca. Il che faceva sì nel corso degli anni, come ben sappiamo, che l'Italia precipitasse in tutte le classifiche europee, il paese europeo all'interno del quale vengono destinati meno fondi in rapporto al PIL all'istruzione, il paese con i maggiori indici di dispersione scolastica, il paese con il minor numero di laureati, forse il penultimo a livello europeo, naturalmente con tutto quello che questo significa, come del tutto evidente. Ecco, almeno pur nella drammaticità, diciamo così, della pandemia, la speranza era quella che questi riflettori, che in qualche maniera finalmente si accendevano e diradavano queste ombre che pure si erano invece protratte per molto tempo, servissero a una profonda messa in discussione di quello che era accaduto, anche a un bilancio di quello che è accaduto nel corso degli ultimi 30 anni. Come si dovrebbe fare sempre, no? Mettere appunto nero su bianco quello che è successo e in qualche modo provare a fare un'analisi di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato. C'era financo un'illusione, quante volte l'abbiamo detto anche nelle settimane del lockdown e subito dopo, lo dicevamo dai balconi, no? Addirittura, quando si diceva dobbiamo far sì che queste cose con le quali drammatiche, con le quali ci stanno confrontando, possano diventare un modo affinché non semplicemente si torni alla condizione di normalità precedente, perché la normalità era esattamente parte del problema con cui avevamo a che fare, ma che invece questa cosa ci consenta una messa in discussione critica di quello che è accaduto. In particolare, per esempio, rispetto alle cose che venivano raccontate ora, all'assenza, alla mancanza assoluta in un paese come il nostro di una riflessione adeguata sul cambiamento strutturale con il quale ci siamo confrontati, la rivoluzione tecnologica, l'era digitale, la cittadinanza digitale, tutte questioni che sono rimaste, diciamo così, tabula rasa all'interno della discussione pubblica di questi anni. E però invece non solo questa cosa non è successa, e io penso che sarebbe molto giusto per l'appunto chiederci le ragioni, ma ahimè anche le scelte che sono state fatte negli ultimi mesi, andatevi a leggere, non lo voglio dire io perché sennò sembra che sono di parte, la missione numero 4 mi sembra che si chiama del PNRR, e vedete qual è l'indirizzo politico-culturale che in qualche modo è dentro quel tipo di impostazione, e vedrete purtroppo che quell'indirizzo politico-culturale, nonostante per l'appunto la pandemia avrebbe invece meritato un altro tipo di ragionamento, ripercorre in maniera, io penso, molto netta e molto forte
l'indirizzo degli ultimi 30 anni. Qual è stato l'indirizzo degli ultimi 30 anni? È stato quello che in qualche maniera bisognasse privilegiare un tema di fondo, cioè che il sistema formativo complessivamente inteso dall'asilo all'università, se la posso dire così, dovesse essere in qualche maniera funzionale all'idea del mercato. Questo è stato la madre di tutte le questioni all'interno del dibattito pubblico di questo paese. E ci possiamo dire anche un'altra cosa? Guardate, io penso che faccio parte di quelli che pensano che siano stati tanti i terreni politico-culturali sui quali la sinistra politica abbia operato diversi cedimenti, diciamo così, nel corso di questi decenni al pensiero dell'avversario. Ma se c'è un tema, un punto, una discussione, un fatto attorno al quale si è determinato il cedimento culturale più grande, è questo. Perché proprio su come si dovesse intendere la costruzione di un sistema formativo, la sinistra politica, poi si potrebbero fare i distinguo, ma non me ne frega niente di farli, perché è un problema di tutti, va bene, che riguarda tutte le forme attorno alle quali si è sviluppata la sinistra di questi anni, ebbene su questo si è sviluppato il cedimento più grande. Proprio davvero l'idea, diciamo così, che bisognasse introiettare fino in fondo quello che era però evidentemente un indirizzo politico completamente altro da noi. Ve lo ricordate? Erano gli anni 90, l'inizio degli anni 90, quando si cominciava a discutere dei processi di privatizzazione, di aziendalizzazione. Questa cosa nel corso degli anni è andata avanti in maniera clamorosa. No, quando tu dici giustamente, la scuola italiana alla fine che cos'era? Cosa aveva di straordinario anche rispetto a quello che accadeva in altri paesi europei? Che in qualche modo, e naturalmente lo conserva ancora in parte, perché fortunatamente poi c'è una resistenza a questi processi, no? Pensate i nostri insegnanti, che sforzo fanno, qua c'è Antonella, c'è Nilla, ce ne sono tantissimi che potrebbero raccontarlo 100 volte di me, che sforzo fanno per l'appunto per lasciare comunque l'idea di una scuola in grado per esempio di assicurare quegli elementi di formazione di base, che era il grande punto che ci veniva invidiato da tutti, no? In questo paese tu avevi un elemento di straordinaria, diciamo così, peculiarità rispetto a quanto accadeva per esempio in altri contesti europei, e questo elemento di peculiarità era proprio che cercavi di assicurare al giovane, alla studentessa, allo studente un elemento formativo che in qualche maniera ti consentiva di arrivare alla specializzazione soltanto in un secondo momento, giustamente, esattamente perché avevamo imparato la lezione dei grandi classici, di Gramsci, ma anche di Berlinguer, quella secondo la quale per l'appunto se volevi fare l'ingegnere però avevi anche bisogno di aver studiato Dante, perché questa cosa aveva a che fare con la formazione non semplicemente di una specializzazione ma fino anche di una coscienza, come è del tutto evidente. Ed era esattamente la cosa che ci veniva invidiata, perché era il meccanismo attorno al quale è nata la scuola della Costituzione. Cioè è nata quella grande cosa che in Italia negli anni 60, 70, fino agli anni 80, in parte all'inizio degli anni 90, anche grazie allo sviluppo dei movimenti sociali, dei movimenti studenteschi, no? Della movimentazione di masse di donne e di uomini, in qualche modo aveva prodotto un elemento di democratizzazione molto molto forte. E se ci pensate, alla fine, no? A che serviva quell'elemento di democratizzazione? Serviva esattamente a costruire la cosa che sta drammaticamente venendo meno negli ultimi 3 decenni, alla costruzione dell'ascensore sociale. Ve la ricordate la canzone di Pietrangeli? No, quando dice che l'operaio vuole il figlio dottore, che vuol dire questa cosa alla fine? Vuol dire che tu avevi fortunatamente una scuola e un sistema formativo, e questa cosa per l'appunto è durata diversi decenni nella storia di questo paese, in cui grazie a questo tipo di mobilitazione sociale e politica in qualche maniera non avevi, diciamo così, non era scontato che se tu provenivi da un contesto sociale disagiato questa cosa doveva significare necessariamente una condanna, ma invece potevi, in virtù della scuola pubblica e in virtù per l'appunto di quest'idea straordinaria attorno alle quali si era definita, io penso addirittura alla democrazia di questo paese, e tu potevi per l'appunto mettere in campo questo elemento. Guardate che in questi 3 decenni l'ascensore sociale non c'è più. Io una delle primissime cose, siccome non vengo dal mondo della scuola e nemmeno da quello dell'università, e quindi ovviamente temevo anche di avere un deficit di conoscenza rispetto a persone che hanno un tipo di percorso diverso dal mio, quando sono arrivato al Ministero dell'Istruzione
quando era, insomma, quando ho avuto l'avventura di fare per un anno e mezzo il sottosegretario del governo Conte 2, una delle primissime cose che ho fatto era appunto banalmente quella di guardare i dati, e mi sono fatto dare i dati relativi per esempio a quanti studenti oggi fanno in Italia il liceo classico e il liceo scientifico senza venire da famiglie nelle quali genitori, padri e madri sono anche loro diplomati al liceo classico e al liceo scientifico, e sono purtroppo molti meno di prima. Molti meno di prima, perché questi processi che si sono determinati nel corso degli ultimi 30 anni, l'idea per l'appunto della scuola azienda, tutto ha avuto a che fare con questo, la valutazione ha avuto a che fare con questo, l'orientamento ha avuto a che fare con questo, finanche quelle cose, l'uso degli insegnanti, poi magari facciamo una parentesi perché secondo me merita un altro tipo di approfondimento. Ma insomma, io penso che quell'indirizzo politico, questo indirizzo politico che purtroppo ha segnato 30 anni di storia repubblicana e appunto attorno al quale si è determinato il cedimento politico nostro, ora naturalmente io so perfettamente che da parte dell'avversario sono arrivati gli attacchi più pesanti, ho detto mille volte in quei mesi che probabilmente il sistema formativo italiano non si è mai più ripreso dopo l'attacco che fu fatto alla riforma Gelmini e il famoso taglio degli 8 miliardi di euro che lo fece diventare una sorta di condanna a morte, quindi so benissimo, diciamo così, che le destre di questo paese in particolare avevano nei confronti del sistema formativo un atteggiamento particolarmente aggressivo, rispetto al quale però purtroppo la nostra parte politica non ha compreso che andasse messo in campo un elemento non semplicemente di resistenza, ma di costruzione di un'altra idea attorno alla quale definire per l'appunto i processi formativi. Per questo mi sono permesso di dire che le cose che dicevi tu e le cose che diceva Alberto Diaspro sono in contraddizione, pur io condividendole appieno, con quanto è accaduto in questi difficili decenni. Ecco, io credo che è tutto qui il nodo della questione di cui stiamo discutendo, ma naturalmente è un nodo serissimo, perché riguarda esattamente la democrazia di un paese, riguarda esattamente, diciamo così, un indirizzo politico che pure aveva proposto e promesso e anche messo in campo degli elementi di allargamento sostanziale della democrazia e che però a un certo punto, per l'appunto, vede questa condizione di difficoltà. La voglio chiudere però con una nota di speranza, perché appunto in questo quadro si potrebbe pensare che dinanzi a questo disastro con il quale ci siamo dovuti confrontare, gli anni che verranno saranno necessariamente destinati a una condizione di grande difficoltà, cosa che purtroppo io in buona parte penso, perché naturalmente un processo così lungo di sconfitte, anche un processo così lungo di ristrutturazione, evidentemente porta con sé anche una difficoltà, diciamo così, della reazione. Però io penso che un grande elemento di speranza c'è, e questo elemento di speranza secondo me sono le giovani generazioni, anzi le giovanissime generazioni. Non lo so, sarò smentito dai fatti che verranno, ma io penso che le giovanissime generazioni siano un miliardo di volte meglio di come vengono raccontate. E penso anche che sia largamente possibile che nel corso degli anni che verranno questo pensiero critico in qualche maniera diventi egemone nella società di questo paese. Io davvero penso, vedete, è proprio questo il punto di fondo, non ricordo chi lo dicesse, forse Morin, le teste ben fatte, no, l'idea appunto, Morin, qual è stato alla fine il vero problema di fondo? Che il sistema formativo non è più il sistema di formazione del cittadino, ma è nella migliore delle ipotesi il sistema di formazione del lavoratore, nella migliore delle ipotesi, perché poi quasi sempre è disoccupato, quindi già questo basterebbe a far capire quanto è fallace questa cosa, o peggio ancora, basterebbe ricordare che probabilmente i lavori che si faranno fra 20 anni, quando gli attuali bambini stanno entrando alle scuole elementari, alle scuole di primo livello, come si chiamano oggi, probabilmente in questo momento nemmeno esistono, addirittura nemmeno sono stati pensati, e già solo questo ci dice quanto è fallace questo tipo di ragionamento. Ma c'è un problema in più, per l'appunto quello secondo il quale io credo la scuola non deve essere, il sistema formativo non deve essere un sistema che mette al centro il futuro lavoratore. No, deve mettere al centro il futuro cittadino. E anche su questo la nostra sconfitta politica purtroppo si è consumata fino in fondo. Ecco, io credo che però per l'appunto
la possibilità che dentro questa condizione politica così difficile e così complessa possa risorgere una movimentazione sociale, dinamica, giovanile, che mette in discussione radicalmente quello che è successo negli ultimi 30 anni, c'è. Se penso a quello, per esempio, che è accaduto nelle scuole, non solo italiane ma di tanti paesi del mondo, su un tema gigantesco come quello dei cambiamenti climatici e come attorno a questo fatto si sia comunque costruita una mobilitazione di massa, qualche elemento di speranza lo vedo ancora. Per ora vi ringrazio. Non più di 40 secondi per spezzare una lancia in favore dell'Italia. Purtroppo, innanzitutto condivido pienamente la tua fiducia, perché se la sesta estinzione di massa non ci sarà, e sono sicuro che non ci sarà perché chi oggi comincia a rendersi conto di questo rischio dirà: un momento, dove stiamo andando? Però un momento dove stiamo... Allora, per l'Italia sono pienamente d'accordo, e Pietro Greca era, come dire, violento nella valutazione dello zero ricerca, istruzione in Italia, confrontandola con la Cina, dove c'è stato un boom. Vabbè. Ma che cosa spezzo in favore dell'Italia? Sono 50 anni che a livello planetario le Nazioni Unite organizzano conferenze di 1972 Stoccolma, 1992 Rio de Janeiro, 2002 Johannesburg. Non è successo niente a livello planetario prima di arrivare a Parigi, dicembre 2015, quando hanno detto: sentite, qua le cose stanno precipitando, o cerchiamo di limitare l'incremento delle temperature, o chi si è visto si è visto. Ecco, l'Italia è fra questi, ma c'è di peggio a livello planetario. Grazie, io vi ringrazio, sì, vi chiudiamo qui perché siamo in ritardissimo. Allora, abbiamo chiuso quest'altra parte di questa fin troppo intensa per chi ha ascoltato giornata, diciamo. Devo dire però anche, penso, estremamente interessante e coinvolgente. Ringrazio tantissimo Peppe, ringrazio Ugo, che peraltro Ugo ha voluto oggi offrirci questo bellissimo articolo sulla Repubblica Napoli, che... oggi intanto, e diamo conto di questo, lo ringraziamo tantissimo. È un modo anche bello, penso, per pensare e ricordare Pietro Greco. Ora chi vorrà potrà tra 5 minuti partecipare invece al primo incontro con Vandana Shiva. Vandana Shiva, sapete che è da 2 giorni qui ospite nostra. Le abbiamo fatto fare una full immersion nella realtà napoletana, sia in quella dei beni culturali, ieri mattina alla Reggia di Caserta, stamattina al Parco Archeologico di Ercolano e al MAV, e sia nella realtà sociale, ieri nel Centro Storico di Napoli, e siamo stati siamo stati nel monastero occupato, Santa Fede, ecco, mi veniva Santa Marta, pensando a Francesco, Santa Fede, che è questo convento abbandonato, sapete, derelitto, e che è stato occupato dai chi veramente ha gravi problemi sociali di marginalità e di difficoltà. C'è un bel movimento di produttori primari che li sostiene, e ieri Vandana li ha incontrati, è stato un incontro anche molto bello. Quindi, e lei ci ha detto: ho imparato più cose sull'Italia e su Napoli in questi 2 giorni che in tutta la mia vita. Ha esagerato un po', però è stata su Lignano, è vero, è stata affettuosa. Bene, quindi discutiamo il suo libro insieme a noi, insieme agli amici di Slow Food, con Piero Bevilacqua, Fulvia Bandoli e... Arturo Scotto, cioè cado su Arturo, non è possibile, sta pure lì, ma brutta figura, mo se ne va... E quindi discutiamo con Vandana Shiva, e poi, come sapete, dopo con i produttori organizzati da Slow Food e con qualche altro che abbiamo invitato,
avremo questa bella cena con Vandana, nella quale continueremo il dialogo con lei assaggiando anche qualcosa di buono. Lasciatemi salutare, ci sta seguendo ormai da 4-5 ore in diretta viva Marco Fumagalli, e io non posso non rivolgergli un indirizzo di saluto affettuoso, caloroso. Viva Marco Fumagalli! Domattina, non ho bisogno di dirvelo, conoscete il programma, abbiamo la lezio di Vandana Shiva e poi Fumagalli, il confronto sul futuro della sinistra con Marco, Pietro, Bassolino, Luciana Castellina. E non c'è Arturo, quindi non l'ho dimenticato. Grazie, grazie davvero, e un saluto a Carmine Nardone anche, che ci ha raggiunto, che sarà protagonista della serata.